siamo nel Teatro Angelo Battelli, che è nato come teatro di tutta la comunità montana del Montefeltro, percorrendo in qualche modo la necessità di fornire servizi e occasioni culturali al di là dei confini dei nostri piccolissimi comuni. L'oggetto del convegno tocca proprio questo problema, attuale e nello stesso tempo antico, dell'unione, ovvero della fusione tra piccoli comuni. Nel dibattito emergeranno senz'altro idee e prospettive interessanti, tuttavia io vorrei fare alcune brevi riflessioni su questi temi. Ho la sensazione che tutti gli amministratori, ma anche gran parte dei nostri cittadini, si rendano conto che non si può più conservare lo status quo. È anche vero però che dalle nostre parti, come forse in tutta Italia, è fortissimo il senso di appartenenza al campanile. Quindi ogni progetto di nuovo riassetto delle autonomie locali, a mio parere, deve essere affiancato da un progetto culturale che coinvolga le popolazioni non a livello semplicemente emotivo, ma con uno spirito di consapevole compartecipazione democratica. Personalmente, tutto a coscienza, sono convinto che bisognerebbe andare per gradi nella realizzazione di questo nuovo assetto amministrativo, passando da prima all'unione dei comuni viciniori che appartengono ad uno stesso territorio, per poi arrivare in un tempo non lunghissimo alla fusione, l'unica aggregazione che comporta risparmi immediati e significativi. A riprova di ciò il sindaco di Trecastelli saprà darci precise informazioni. Il mio augurio sincero è che nessuno utilizzi questi problemi così importanti e comunque improrogabili per fomentare scontenti tra la gente. In un momento di grave crisi economica come questo è facile crearsi un seguito, speculando sui bisogni della popolazione. D'altra parte è vero che la stessa crisi economica ci spinge a non giocare al rinvio, ma a fare scelte che in prospettiva consentiranno quei risparmi della macchina amministrativa che gli stessi cittadini chiedono da sempre e con insistenza. Infine, in questa fase di transizione del passaggio dalle comunità montane all'Unione Montane, che risulta abbastanza problematico, come sta avvenendo anche nel nostro territorio, chiedo al Presidente, anche se non presente, comunque dopo glielo ripeterò, del Consiglio regionale delle Marche, Vittoriano Solazzi, un concreto sostegno, anche economico, se si rendesse necessario. Adesso direi di proseguire i lavori in questo modo. Darò la parola al Sindaco di Trecastelli, dopodiché parlerà anche il Dottor Vetritto, poi daremo spazio agli interventi e al dibattito, e poi, per poi lasciare le conclusioni a Vittoriano, il Presidente del Consiglio regionale. Allora, Sindaco. Intanto buon pomeriggio a tutti. Io porto anche il saluto del presidente Anci Marche e sindaco di Sinigaglia Maurizio Maggialardi, il quale per un impegno improvviso purtroppo non è potuto venire. E Anci Marche, che fra l'altro, così come l'Anci in generale, sostiene con grande convinzione questo percorso di fusione. Saluto e ringrazio il sindaco Luciano Arcangeli per questo invito, così come anche la Regione Marche, il presidente Vittoriano Solazzi, il dottor Piermattei, e saluto il dottor Giovanni Vetritto, che è dirigente del Ministero di Stato, del Ministero Affari Regionali, delega alle autonomie e alla montagna. Un'esperienza, la nostra, è un percorso che le tre amministrazioni di Castelcolonna, Monterale e Ripe, così si chiamavano i precedenti tre comuni, hanno portato a termine. Il nuovo comune di Trecastelli è nato dal 1 di gennaio di quest'anno, e che ha avuto, attraverso il referendum consultivo che si è svolto nei tre comuni, una risposta da parte dei cittadini molto significativa, con un consenso pressoché unanime, oltre il 94% di sì.
una proposta di inclusione che, come abbiamo sempre detto, è partita dal basso, dal territorio, è partita a fronte di alcune riflessioni che le tre precedenti amministrazioni hanno fatto e hanno valutato insieme ai cittadini. Amministrazioni che fra l'altro venivano da esperienze sia di Unione, il precedente Comune di Ribe, del quale io ero sindaco, aveva in Unione alcuni servizi con il confinante Comune di Ostra, che di convenzione che di fatto erano in essere fra i tre comuni, poi oggetto di fusione. L'analisi è questa, praticamente per prima cosa si è fatto un'analisi di quella che era la situazione dei comuni, anche a fronte di queste forme di aggregazione. Situazione quindi dei comuni, parlo dei nostri comuni, quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Penso che ormai siamo tutti quanti consapevoli dei tempi difficili che stiamo attraversando, quindi la crisi economica che poi anche crisi sociale. I bilanci dei comuni che sono ormai da tempo in grave sofferenza e che consentono ben poco. Le manovre messe in atto dal governo che hanno avuto una grave ricaduta sulle nostre realtà locali e quindi di conseguenza anche nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Il processo di riforma a cui sono soggetti i comuni, almeno quelli di piccole entità, con l'obbligo della gestione associata di funzioni e servizi comunali. E se a ciò poi sommiamo anche i sempre minori trasferimenti, i vincoli derivanti dal patto di stabilità, il divieto o i vincoli che hanno i comuni circa le nuove assunzioni, c'è il rischio, a mio giudizio, che entro breve tempo gli enti locali, almeno quelli di piccola entità, siano ridotti a ruoli di poco più che di rappresentanza. Il problema a nostro giudizio non era tanto quello di cercare di gestire un breve periodo pensando magari che fra un po' tutto fosse ritornato come prima, no? Era il momento di fare delle scelte definitive, perché ormai è chiaro che non sarà più come era prima. Serve a nostro giudizio ormai una diversa strategia politica, una strategia che punti alla soluzione dei problemi sociali ed economici e che possa incidere in maniera più significativa rispetto alle unioni o alle semplici associazioni di funzioni fondamentali. E che sia anche in grado di incidere in un contesto economico e sociale grave come quello in cui viviamo e che tutti conosciamo, e anche in un'ottica di condivisione dei problemi che va estesa anche al modo di operare degli uffici comunali e al modo di pensare alla vita da parte dei cittadini, cosa che fra l'altro hanno dimostrato di saper fare. È da tali considerazioni quindi che nasce il nostro progetto di fusione, un progetto innovativo a lungo termine e che consente di sfruttare al meglio le risorse economiche, patrimoniali, strumentali, umane e garantire anche una migliore e più efficiente gestione complessiva dei nostri territori. È chiaro che non è stato un percorso così scontato, un percorso che non abbia generato qualche perplessità. Non è che qualcuno di noi un giorno si è svegliato inventandosi la fusione come la soluzione di tutti i problemi, no. È stato un percorso oggetto di molte riflessioni, lo dicevo poco fa, e anche di molti confronti, ma che giorno dopo giorno, continuando a parlarne, questo è l'invito che faccio a tutti, mi sento di fare a tutti i sindaci e anche amministratori, quindi cominciare a parlarne, ci ha portato a recepire i notevoli benefici che ne derivano. Senza la presunzione di risolvere con ciò tutti i problemi, lo dicevo poco fa, questo no, ma con la consapevolezza che questa della fusione è una grande opportunità. E penso che su questo siamo tutti quanti d'accordo. Una opportunità che fra l'altro penso consente di gestire anziché subire le attuali difficoltà, che non è la stessa cosa. E mettiamo da parte anche la paura di perdere la nostra storia, la nostra identità, ma piuttosto essere convinti che, e oggi penso noi lo siamo più che mai, che queste, unendole, possono solo preservarsi e arricchirsi. Perché vedete, il campanile, il cosiddetto campanilismo, che è giusto che ci sia, ma va visto semplicemente come sinonimo di difesa delle tradizioni locali, cosa che oggi, per conto proprio, non riusciamo più a fare. Altro aspetto molto importante, a mio giudizio, è quella della cosiddetta dimensione efficiente degli enti locali, e cioè che i comuni di piccole dimensioni non arrivano comunque a livelli di produzione di servizi sufficienti e anche al raggiungimento di economie di scala.
Inoltre le aree fortemente interconnesse dal punto di vista funzionale e anche vicine, confinanti, come pensano siano anche le vostre, ma molto, dove molto spesso risultano divise dal punto di vista amministrativo, sono vicine, ma ci sono due amministrazioni che magari non amministrano in maniera diversa. E quindi cosa succede? Che a parità di problemi socio-economici non sempre corrispondono alle stesse scelte politiche e quindi viene generata una distorsa percezione dei problemi e anche fenomeni di competizione fiscale. I benefici, come dicevo poco fa, sono molteplici. Intanto sotto l'aspetto funzionale e di qualità del servizio. È chiaro che accorpare e ottimizzare tutte le risorse strumentali, patrimoniali ed umane si garantisce, come dicevo poco fa, maggiore efficienza e maggiore qualità del servizio. Porto ad esempio, giusto per fare un esempio, quello che può essere il settore dei dipendenti e detti alle manutenzioni stradali o varie. Un conto averne uno o due per comune, come eravamo noi prima, quindi poter fare in maniera autonoma quasi niente, un conto averne sette, come nel caso nostro oggi, e quindi poter organizzare squadre per interventi specifici. E poi economia di gestione, nel nostro caso sono risultate di 200.000 euro e forse anche oltre. Basti pensare a un segretario comunale, anziché due, come era nel nostro caso, un sindaco e una giunta, anziché tre, uno stabile comunale, anziché tre, con relative economie di gestione. Per quanto riguarda il personale dipendente, noi sono andati in pensione due ragionieri e non li abbiamo rimpiazzati, semplicemente perché fare e gestire un bilancio per un comune di 4.600 abitanti, qual era prima Ripe, o farlo per circa 8.000, bastano le stesse persone. Si è trasferito con la mobilità un dipendente dell'area affari generali, che non è stato rimpiazzato. C'erano complessivamente nei tre comuni 7 PO, le cosiddette posizioni organizzative, cosiddette apicali, e nell'accorpamento sono stati ridotti a 3. Poi i contributi economici previsti, anche se non è questo lo spirito della fusione. Noi abbiamo iniziato il percorso senza essere minimamente a conoscenza che esistevano questi contributi. Poi chiaramente abbiamo fatto la nostra battaglia e devo dire che sono molto importanti perché il nuovo comune va costruito, ha dato un forte segnale di efficienza e chiaramente questo comporta dei costi. La deroga, almeno nella prima fase, 3 anni, al patto di stabilità. La priorità, 10 anni di accesso ai bandi, la capacità di acquisire molto, mutui molto più alti, e sono le risorse queste che consentono non solo di potenziare il servizio cittadino, ma anche ad esempio il contenimento del carico fiscale, potenziare i servizi sociali alla persona, ma soprattutto interventi che da anni pianificati ma mai potuti realizzare, e inoltre una progettualità e quindi uno sviluppo e una crescita notevole. Senza dimenticare poi il peso politico che acquisisce un comune di maggiori dimensioni. Vedete, magari si può pensare che non tutti i territori, no, pur se confinanti fra loro, hanno caratteristiche tali da consentire una fusione. Penso all'estensione territoriale, penso al numero di abitanti, penso alle tradizioni. Ma non è questo che differenzia il percorso. Noi abbiamo avuto diversi confronti con comuni che avevano avviato o completato il percorso della fusione. Parlo dei comuni della Valsamoggia, in Emilia Romagna, il comune di Gravedona, il comune di Lerno, in Trentino. Li abbiamo visitati tutti questi comuni e abbiamo recepito che alla base di ciò c'era sempre una volontà lungimirante, un percorso indirizzato a guardare al futuro, quindi a chi ci sarà dopo di noi, ai giovani. Se volete vi do qualche numero su cosa si è fatto, su cosa si sta facendo e quali sono le attuali potenzialità del nostro nuovo comune. In questa prima fase di amministrazione inizialmente c'è stato un commissario prefettizio, il quale si è insediato dal 1° gennaio, perché dal 1° gennaio, cioè il giorno in cui è nato il nuovo comune, fino alle elezioni del maggio scorso, il nuovo comune è stato amministrato da un commissario prefettizio che si avvaleva della collaborazione di un comitato dei sindaci, che erano i 3 sindaci dei precedenti comuni, un comitato quale organo consultivo che propositivo. Ecco, in una prima fase quindi si è intervenuti soprattutto nel contenimento, nella riduzione e nel contenimento del carico fiscale alle famiglie e alle imprese. E quindi l'IMU, penso all'IMU, che è stato uniformato, e tra i comuni chiaramente anche ridotto, con interventi mirati alle seconde case, alle aree edificabili e attività produttive e commerciali. Si è applicata l'aliquota minima sulla TASI, 1 per 1000, si è intervenuti con notevoli riduzioni su tutti i servizi a domanda individuale,
si sta investendo sulla formazione di cooperative sociali atte a creare opportunità o offrire opportunità di lavoro, sulle borse di lavoro, sui carichi fiscali a chi assume personale tra i castelli o ad aziende che si insediano tra i castelli. Per quanto riguarda la TARI, la tassa sui rifiuti, per effetto della fusione, quindi andando a ottimizzare il servizio di raccolta e una più favorevole ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, c'è stata una riduzione che va dal 20 al 30%, anche di più, verso le attività produttive e commerciali. Abbiamo redatto un piano triennale di opere pubbliche di 6.300.000 euro, risorse ad oggi che abbiamo disponibili, e siamo in deroga al patto di stabilità. Abbiamo un contributo annuale per 10 anni di circa 630.000 euro, suddiviso tra Stato e Regione. Abbiamo per 10 anni la priorità di accesso ai bandi regionali, come la legge regionale 18 che disciplina la nostra fusione, e a quelli statali, come anche promesso dal sottosegretario del Ministero dell'Interno, l'onorevole Bocci, che ci ha fatto visita circa un mese fa. Vedete, di fronte a questa analisi, io molto spesso faccio anche una personale riflessione. Io dico che tutti questi strumenti e agevolazioni che noi oggi abbiamo, in più l'accorpamento e l'ottimizzazione di tutte le risorse che derivano dalla fusione dei comuni, che quindi creano economia e in più garantiscono migliori servizi e maggiore funzionalità, a mio giudizio sono elementi che sarebbero stati utili e necessari comunque, anche se non fossimo stati in difficoltà come siamo oggi. E allora mi viene di pensare che noi, parlo a titolo personale, molto spesso, solo quando non ce la facciamo più, allora abbiamo gli occhi, cerchiamo nuove strategie, facciamo delle scelte innovative, ci rimettiamo in gioco, correndo anche qualche rischio. Ma poi magari ci accorgiamo che queste scelte sono giuste comunque, a prescindere. A volte, e parlo anche a titolo personale, ci nascondiamo dietro delle presunte perplessità dei cittadini o contrarietà dei cittadini circa scelte innovative, lungimiranti e necessarie, semplicemente perché siamo noi i primi a non voler fare, ad avere paura. Le mie sono semplici considerazioni che faccio ad alta voce su ciò che abbiamo vissuto e constatato. Oggi il nostro nuovo comune, che come dicevo prima si chiama Tre Castelli e mette insieme i tre precedenti comuni di Castelcuono, Monterano e Ripe, va a fornire un nucleo di circa 8.000 abitanti e su una estensione di 40 km quadrati, ed è un comune che, credetemi, ha notevoli potenzialità. Non è comunque sicuramente facile mettere tutto insieme, i problemi ci sono, anche se siamo consapevoli ormai di queste grandi opportunità, perché vedete, avremmo potuto anche non cogliere questa opportunità, rimanere come eravamo, ciascuno con il proprio comune, come d'altra parte qualcuno ci consigliava, nella speranza che prima o poi la situazione potesse migliorare, o magari si potevano forse utilizzare anche altre forme di aggregazione. Ma magari succede anche che, andando avanti, queste fusioni, questi accoppamenti dei comuni e dei territori, se non le facciamo noi, qualcuno ce le impone dall'alto. E allora? Allora forse le difficoltà è molto meglio cercare di gestirle, anziché subirle. Io, ma qualcuno può pensare che sono la persona meno giusta, no, a parlare di questo percorso di fusione, in quanto avendola già fatta, ma difficilmente ne elenco gli aspetti negativi. Aspetti negativi che sicuramente ce ne sono, qualcuno ce n'è, ma credetemi, quelli positivi sono molti di più. Concludo con due passaggi. Il primo riguarda un opuscolo, lo facevo vedere prima al sindaco Arcangeli. Noi abbiamo pubblicato, prima che venisse fatto il referendum nei tre comuni, un opuscolo che abbiamo poi inviato a tutte le famiglie, dove di fatto veniva elencato il percorso, sia, no, le modalità del percorso e i tempi della fusione. E abbiamo fatto, in ultima parte, qui su questo opuscolo ci sono due articoli, uno del Presidente Spacco e uno del Presidente Solazzi, che ringrazio per il grande sostegno che ci hanno fornito nella fusione, così come anche i dirigenti della Regione Marco, il dottor Pia Mattei e anche il dottor Londrillo. E su questo opuscolo, nell'ultima pagina, abbiamo fatto due colonne, dove c'era, su una pagina dove c'è il sole, i benefici della fusione. L'altra colonna, la nuvola, quello che sarebbe stato oggi i comuni senza la fusione. Devo dire che è stato rispettato pienamente tutto, anzi c'è qualcosa in più che non ho previsto, oltre il consenso che c'è stato dei cittadini. Un'altra cosa, e poi concludo, è che per questo concreto percorso di fusione, che poi ha stimolato anche tantissima gente,
un passaggio molto bello che ci ha riempito anche di orgoglio. Uno studente dell'università, Carlo Bo di Urbino, che è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio, Simone Righi, che poi è qui in questa sala, ha voluto dare la sua tesi di laurea proprio sulla fusione dei comuni, prendendo ad esempio la fusione di Tercastelli e anche quella della Valfoglia. Abbiamo avuto alcuni incontri veramente molto belli, abbiamo supportato, spero, il suo grande lavoro, che ha evidenziato in maniera chiara e dettagliata quelli che sono gli aspetti economici della fusione con riferimento, come dicevo poco fa, tra Castelli e Valfoglia. Altrimenti ce l'ho qui, poi magari se c'è il tempo nel dibattito, Simone potrebbe anche dirci qualcosa, no? Anche di più di quello che ho detto, perché poi i numeri che vi ho dato di fatto sono stati evidenziati anche da quello che ha scoperto lui attraverso la consultazione e dei nostri bilanci e del nostro sito internet. Bene, io ho finito e vi ringrazio di avermi ascoltato. Ringraziamo il sindaco e darei la parola al dottor Vetritto, responsabile degli affari generali. Grazie. Ma intanto devo portare il saluto e le scuse del sottosegretario Bressa, che avrebbe molto gradito essere qui oggi, ma appunto, come è stato detto, per alcuni impegni di governo non ha potuto tener fede all'impegno che aveva preso. La prima cosa che per la quale insomma sono ancora più contento di essere venuto qui oggi è avere verificato una grande sintonia con la relazione del funzionario della regione, cioè vedere che i vincoli di razionalità che intravediamo un po' più lontano da Roma o un po' più vicino da Ancona sono fondamentalmente gli stessi, e per questa ragione io eviterò di rifarvi, diciamo, l'elenco delle cose che sono state già brillantemente illustrate dal collega. Mi sembrerebbe più interessante invece evidenziare, anche dalla relazione che mi ha preceduto del sindaco di Trecastelli, giusto? Alcune cose che sono state già dette per, come dire, accentuarle come elementi di riflessione che spero possiate portare via più compiutamente da questo incontro. Un'ultima premessa: la legge Delrio, si è detto in molte sedi, non è una buona legge. Tecnicamente tendiamo a giudicare le leggi con il metro della loro capacità di disegnare con chiarezza cosa succederà a valle di una trasformazione degli ordinamenti che quella legge impone. Permettetemi di dire, questo è un modo molto novecentesco di guardare alle leggi. Oggi come oggi una buona legge non è tanto quella che ridisegna il migliore dei mondi possibili e che lascia intravedere con precisione ogni conseguenza che accadrà, ma una buona legge è quella che ci consente di adattare su territori che sono molto differenti. Questo è un paese difficile, lungo, dice il titolo di un bel libro di un paio di anni fa di un personaggio importante, diciamo, della stagione della programmazione degli anni 60-70, che era Giorgio Ruffolo. È un paese lungo e alto, un paese che ha fra il 60 e il 70% di territorio che è montano o collinare. Un paese, io alcuni anni fa ho avuto l'onore e la fortuna di avere un incarico di staff politico quando facevo il capo segreteria del ministro Barca nel governo Monti, e abbiamo inaugurato quella che è la strategia aree interne, che ancora ha un grande interesse secondo me. Abbiamo fatto un calcolo che è di estremo interesse, prendendo, voi sapete che abbiamo definito interne quelle aree che sono a una certa distanza dalla più vicina stazione ferroviaria Silver, dal più vicino ospedale, diciamo, completo in tutta una serie di servizi, dal più vicino centro di education, di scuola. Prendendo i primi due ambiti di marginalità, quindi luoghi estremamente marginali e quelli appena marginali, vivono in Italia in aree interne il 23% degli italiani, cioè quasi un italiano su quattro vive una condizione di marginalità. All'estero si ruota intorno al 10%, fra l'8 e il 12 se non ricordo male. Questo è un paese difficile e quindi non è pensabile disegnare da Roma con il pennarello il migliore dei mondi possibili.
E quindi rovescerei il giudizio sulla legge del Rio. La legge del Rio è soprattutto un'occasione che responsabilizza i territori, che fa punto e a capo di una geografia amministrativa che non tiene più. C'è stato detto, secondo me, con grande acutezza politica dal sindaco che mi ha preceduto. È cambiato il mondo. È cambiato il mondo e i bisogni dei cittadini, le possibilità di soddisfare le proprie esigenze che i cittadini hanno nel mercato sono incomparabilmente diverse dal passato. O noi prepariamo le strutture amministrative su quello che è la pubblica funzione, a loro volta a consentire ai cittadini di soddisfarsi con quel livello di immediatezza che hanno rispetto ai servizi di mercato, semplicemente comprando al volo su uno smartphone e facendosi arrivare a casa una cosa che un tempo avrebbero dovuto prendere la macchina e andare a comprare nella città più vicina, o noi aumentiamo questa capacità di flessibilizzare, di efficientare i servizi, oppure il destino che abbiamo davanti è quello di perdere sempre più credibilità anche come gestori della cosa pubblica e della funzione amministrativa. Da questo punto di vista, una delle cose più importanti, secondo me, che sono state dette e che mi sento di sottoscrivere pienamente, è che noi abbiamo di fronte un'occasione che non vale tanto in termini di efficienza, cioè con minore risorse più o meno ce la facciamo a tirare avanti, ma che è proprio in termini di efficacia, ossia quando si ragiona sui propri margini di autonomia come singolo piccolo comune che ha sempre vissuto orgogliosamente, come è giusto che sia, la propria identità, però bisogna chiedersi questa autonomia in che servizi si estrinseca. Un'unione che peraltro ognuno dei sindaci è perfettamente in condizione di influenzare, perché codecide, diciamo, negli organi decisionali dell'Unione, non consente di decidere su una quantità di servizi e di occasioni, primo fra tutti è stato sottolineato più volte nella relazione del funzionario regionale, quello per esempio della progettazione europea che consente di accedere ai fondi a gestione diretta della Commissione. Ricordiamoci sempre, l'Italia dà 20 miliardi di euro all'anno alla Commissione europea. Di questi una parte ci ritorna come quota nazionale dei fondi strutturali europei, e quella la spendiamo bene, la spendiamo male, comunque è una quota nostra che nessuno ci tocca. Ma una parte significativa di queste risorse la Commissione li spende direttamente attraverso i bandi cosiddetti a gestione diretta. Lì non c'è quota nazionale, se sei bravo e programmi bene la Commissione ti finanzia, se non sei bravo e programmi male la Commissione non ti finanzia. L'Italia vince pochissimi bandi a gestione diretta della Commissione, perché questa nostra estrema frammentazione del tessuto ci impedisce di avere quei livelli di programmazione europea che ci porterebbero a fare ancora di più finanziamento di possibili interventi sui nostri territori. Questo è di estrema importanza. Dal numero e dalla qualità dei servizi che diamo ai nostri cittadini a funzioni fondamentali dei comuni date, fino alla possibilità di fare molto di più investimenti, progetti attraverso i fondi a gestione diretta della Commissione, l'Unione la fa la forza e non c'è un'alternativa. Ricordiamoci sempre, 8.100 comuni, circa la metà sotto i 2.000 abitanti, sotto i 5.000 abitanti arriviamo quasi a 6.000 degli 8.100 comuni. È un tessuto che può vincere la sfida della progettazione europea? Ognuno di questi luoghi può essere il luogo che ha un ufficio tecnico di qualità? Ognuno di questi luoghi può avere un ufficio di progettazione europea efficace? Ognuno di questi luoghi può avere un ufficio di sviluppo informatico? Anche nel ruolo dell'informatica c'è stato sottolineata l'importanza fondamentale. Voi capite che tutto questo non è assolutamente sostenibile. In un mondo che è cambiato completamente, in cui l'aspettativa del cittadino sulla qualità, sia essa la qualità dei servizi di mercato, sia quella della qualità dei servizi pubblici, è cambiata completamente, noi dobbiamo mettere strutture amministrative in grado di raggiungere questi livelli di qualità. Che sono un incentivo al contrario, ossia anche laddove non ci fosse un incentivo regionale, converrebbe comunque affrontare questo tipo di processi, perché ormai saranno sempre più destinati, dalla strategia aree interne fino probabilmente in futuro ai fondi per la montagna a quant'altro, verranno sempre più privilegiati nell'attribuzione delle risorse finanziarie sempre più scarse dello Stato i progetti che fanno capo a unioni di comuni, a cooperazioni intercomunali che possono garantire un maggiore valore in cambio dell'investimento che l'attore centrale fa.
Non è una questione di voler, come dire, discriminare chi resta nel suo splendido isolamento, è questione che quando i soldi diventano veramente pochi, o tu sei sicuro che crei sul territorio una vera differenza, che quel progetto farà beneficiare un numero alto di cittadini con una possibilità di sostenere il progetto che vai a finanziare, oppure il gioco non vale più la candela. Quindi sempre più esiste questo incentivo al contrario, dato dal fatto che i finanziamenti sempre più andranno a premiare quelle realtà intercomunali che riusciranno a presentare progetti di cui beneficeranno ambiti di cittadinanza più ampi. Un altro elemento importante che è stato sottolineato, quelli bravi la chiamano interscalarità. Esistono scale di efficienza diversi, ci è stato raccontato, ossia alcune funzioni, posto che il minimo sindacale di quelle 9 più 1 funzioni fondamentali della legge del Rio comunque incontrano un limite enorme di assolvimento efficace anche in circa metà dei comuni italiani. Esistono poi livelli di servizio per i quali servono ambiti territoriali più ampi. Ancora una volta, come è fatto questo paese? Primi esempi che mi vengono in mente di luoghi dove sto già lavorando: Lecce, 98 comuni, Verbano Cusio-Ossola, 77 comuni, quasi tutti montani, quasi tutti molto piccoli, addirittura con una media che si avvicina ai 1000 abitanti, nemmeno ai 2000. Voi capite perfettamente, ci sono degli ambiti provinciali che diventa estremamente difficile governare quando l'assemblea dei sindaci è una babele di un numero altissimo di comuni, ognuno dei quali privo di una strategia condivisa con un altro gruppo di comuni. Voi immaginate come cambia la gestione dell'ambito provinciale con suoi livelli di scala, suoi livelli di efficienza, suoi servizi che non possono che essere gestiti a un livello più ampio, dalle strade alla protezione civile. Come cambia se quella provincia l'assemblea dei sindaci la governa attraverso 98 sindaci o se la governa attraverso 10 presidenti di unioni di comuni sensate? Voi capite che la voce in capitolo che ha quel presidente di unione nella decisione su un ambito decisionale più ampio, su una funzione che ha bisogno necessariamente di economie di scala più ampie, ma di cui beneficiano pur sempre i cittadini poi del piccolissimo comune, cambia completamente, anche rispetto alla voce che il piccolo ha nella gestione di una funzione intermedia in un'area più vasta, cambia e si avvantaggia se esiste una strategia condivisa che i comuni mettono in campo nel momento in cui attivano processi di integrazione di questo genere. Da questo punto di vista, la scelta fra unioni e fusioni, in realtà, io invito a farla molto più, se mi passate una battuta, guardando questo paese dall'aereo. Io la prima volta che sono andato a... c'è un tavolo, come forse sapete, in una zona drammaticamente in difficoltà di questo paese, che è il Casal di Principe. Casalesi, malavita, inquinamento drammatico... Non so se voi avete mai avuto la curiosità di andare a vedere che cos'è Casal di Principe su Google Maps, per esempio, perché oggi queste cose sono assolutamente possibili. Casal di Principe, che è un comune, se non ricordo male, intorno ai 16.000 abitanti, cioè, beh, grande, però se guardate la realtà di Casal di Principe, guardate come è fatto su Google Maps, voi vedete che Casal di Principe è fondamentalmente un quartiere di un cittadone di 50.000 abitanti, totalmente conurbato e totalmente denso. Allora, voi capite che avere 6 sindaci in una realtà senza soluzione di continuità di 50.000 abitanti è qualcosa di estremamente inefficace. Non parlo di efficienza o dei risparmi che si possono avere, ma Casal di Principe si governerebbe molto meglio, come dire, un ambito di 50.000 abitanti si governerebbe molto meglio di come si riesca a governarsi quel pezzo di 16.000 che è totalmente conurbato. Lì non avrei dubbi a sostenere la fusione. In ambiti montani, dove invece i singoli comuni sono un vero e proprio presidio antropico, spesso non avendo neanche alla vista il comune più vicino, che magari sta dietro la costa di monte o sta dall'altra parte della valle, si può anche stare in prospettiva su una dimensione di unioni di comuni. Ma mi sembra evidente che il minimo sindacale della gestione associata di uno o due funzioni, magari quelle più banali, i servizi cimiteriali o i vigili urbani, non ci consente di raggiungere questi livelli di efficacia di cui invece abbiamo bisogno. E quindi ecco che l'unione mi pare
un elemento estremamente interessante, soprattutto dove la distanza fra i singoli punti che possono darsi una strategia comune, perché stanno su una stessa filiera montana, perché rappresentano l'insieme dei comuni, dei presidi antropici di una valle montana, perché sono a una certa distanza ma tenuti insieme da una prospettiva, per esempio, che ne so, di costa e quindi di economia marina o quant'altro, ha una sua destinazione. Dove invece abbiamo, come nel caso che ci è stato raccontato, una maggiore contiguità fisica, non bisogna avere paura della fusione, perché la fusione ci consente veramente di superare quella che è un'assoluta irrazionalità di questo paese. Dobbiamo cominciare a dirci con grande chiarezza che una parte significativa di questi 8.100 comuni sono finti, e sono finti soprattutto in ambito, non nei piccoli necessariamente, ma sono spesso finti negli ambiti metropolitani. Vi faccio un esempio. Io vivo in un quartiere di Roma che è fuori dalle famose mura del Gianicolo, difese da Garibaldi nell'eroica difesa della Repubblica Romana del 1849. Quando ero bambino, i vecchi del quartiere, quando prendevano l'autobus e andavano verso Viale Trastevere e poi verso il centro, dicevano vado a Roma, perché ovviamente quella una volta non era Roma. Poi Roma si è espansa e ha inglobato questa che era una sorta di borgata, di sprolo urbano intorno alla città. Oggi il mio municipio, che se fosse autonomo sarebbe la 25ª città più grande d'Italia, ha alcune aree che sono più lontane dal centro di Monterotondo, che però è il sindaco, perché Monterotondo è stata letteralmente inghiottita dall'allargarsi della città fuori dai suoi confini in un processo ovviamente di ingrandimento della Roma novecentesca. Io l'ho detto al sindaco Merino: non può il centro decidere per la fusione, ma che alcuni comuni di prima cinta non hanno più nessun senso con questo allargamento, dovete prenderne atto e decidere eventualmente anche non farla la fusione, ma portando qualche buona ragione per non farla. In alcune situazioni in cui i piccoli si sono conurbati, penso alla costa, io sono nato poco più giù di qua, peraltro da nonno marchigiano, su cui voglio chiudere con una piccola battuta se me lo consentirete. Sono nato in provincia di Teramo, sono nato a Teramo e quindi conosco bene la parte della costa e della provincia di Teramo. Lì c'è la città lineare, cioè dimostratevi dove finisce Tortore Tolito e dove comincia l'Adriatica, se siete capaci. Allora lì la fusione è un fatto obiettivo, cioè quello è un'unica grande città lineare totalmente identica nella vocazione, città turistica con una costa assolutamente identica. Dobbiamo ricominciare a far prevalere, e qui viene un'altra cosa che è stata detta con grande acume dal sindaco che ci ospita oggi e che ha cominciato. Queste sono grandi operazioni politiche che hanno fortissime evidenze concrete, pratiche, ma che poi richiedono la lungimiranza della politica. Se un italiano su quattro di questo paese vive nei piccoli comuni, non c'è politica più importante e più nobile di quella dei sindaci che si assumono la grandissima responsabilità della gestione delle piccole comunità nei piccoli comuni, che sono comunque un italiano ogni quattro. E allora ecco che o c'è la lungimiranza che è stata dimostrata dai due sindaci che hanno parlato oggi, o altrimenti solo sull'evidenza tecnica queste cose non si riescono a fare, ma bisogna essere consapevoli che queste evidenze formali esistono. Che esistono ex comuni che le grandi aree urbane hanno inghiottito, che esistono piccoli comuni che oggi si sono talmente fusi che non riesce più a capire dove finisce uno e dove comincia l'altro. In tutti questi ambiti la fusione naturalmente diventa una prospettiva operativa ancora più interessante dell'unione dei comuni, posto che il rimanere da soli oggi vuol dire godere di un'autonomia che è solamente teorica, ma che poi non diventa servizio, quindi non diventa qualità e quindi nemmeno legittimazione, né per la funzione amministrativa né per la politica locale. Scelta strategica, è stato detto, questo è un altro elemento molto importante, non si fa un'unione per poi ripensarci il giorno dopo, si fa un'unione proprio per quello che abbiamo detto all'inizio, perché il mondo è cambiato e un altro modo di gestire in maniera efficace, ancora prima che efficiente, queste funzioni non lo abbiamo più. Pure un elemento che è stato detto, chi ha fatto la fusione è andato in giro a vedere fusioni ben riuscite, esistono molti esempi estremamente funzionali, l'unione comuni, anche di unioni comuni come di fusioni, già esistono, sono state fatte in Italia, sono state fatte in alcuni casi a pochi chilometri da qui. Non si tratta di inoltrarsi nell'ignoto, sono processi che si possono governare, che
rispetto ai quali soprattutto è possibile stabilire una partnership con luoghi che l'hanno già fatto, che ci possono aiutare ad accompagnare questi processi in maniera funzionale e in maniera efficace. Esiste oggi circa 340 unioni di comuni su base nazionale, hanno mediamente 22.000 abitanti, probabilmente nelle Marche si potrebbero fare alcune unioni anche di dimensioni un pochino più piccole, ma bisogna puntare a una massa critica minima. Consiglierei unioni almeno che superino i 15.000 abitanti, dovunque sia possibile. Stare intorno ai 20.000 dimostra essere una dimensione in Italia che rende molto bene. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna l'anno scorso ha chiuso con un avanzo di amministrazione di 2 milioni di euro. E ha dentro comuni molto piccoli che oggi sarebbero probabilmente in default, anche perché attraverso alcune operazioni intelligenti magari è stato possibile in quella unione di comuni spostare una funzione di servizio nel comune che stava per andare in default, remunerandola con un passaggio attraverso il bilancio che ci è stato ricordato fuori dal patto, e in qualche modo si è tenuto in maniera cooperativa la capacità di ciascuno degli elementi dell'Unione anche di reggere a uno stress finanziario. Tutti sono questi vantaggi che non si riescono ad ottenere quando si è da soli. Cosa faremo noi come Dipartimento degli Affari Regionali? Una piccola novità, per quel che vale, ma insomma che per me è la mia vita professionale in questa fase della legge Delrio, è che per la prima volta lo Stato dice in una legge non potete funzionare così, fatemi vedere cosa sapete fare, ma nel comma 149 dice che lo Stato ci mette la faccia su questo processo e che noi dobbiamo fare, e lo abbiamo già scritto, un programma di accompagnamento per diffondere modelli, creare collegamenti, spostare buone pratiche. Aggiungo io, non c'è scritto nella legge ma lo possiamo fare, addirittura in alcuni casi offrire in riuso soluzioni tecnologiche. Le Marche hanno una policy esplicita per questo genere, non posso nascondervi che l'Italia non è tutta così, che ci sono regioni che non hanno la minima idea, non solo non hanno una politica, e per questo voi siete fortunati e dovreste avventurarvi ancora di più, con ancora più coraggio su questa strada, perché avete una regione che ha una politica precisa da questo punto di vista e addirittura vi mette a disposizione strumenti informatici. Ma anche a livello nazionale, con il programma Elisa del 2006, il Dipartimento degli Affari Regionali ha promosso, per esempio, efficientissimi strumenti di gestione intelligente del traffico per le zone più conurbate, sono già in funzione al comune di Torino, sviluppati insieme da Torino, Catania e alcune altre città, tutti in open source, fatti da funzionari pubblici sulle procedure pubbliche e oggi in riuso potenziale attraverso la nostra azione dispiegata di accompagnamento di questo processo. Come dire, sono venuto qui anche per candidarmi e per, come dire, mostrarvi una faccia di un tecnico di Roma che spera di poter contribuire a questi processi in una funzione anche di accompagnamento. Siamo in grado di mettervi in contatto con alcune unioni di comuni particolarmente efficienti che abbiamo misurato con alcuni di questi indicatori che sono stati detti. Ci saremo anche dopo, e per me è particolarmente importante essere qui perché spero che sia anche l'inizio di un percorso con il quale ciascuno di voi, anche contattandomi al Ministero, possa chiamarci in causa in questa nostra funzione di accompagnamento. Chiudo con questa nota proprio familiare, personale. Mia madre riposa in un cimitero delle Marche, in un piccolo paese bellissimo, che si chiama Sant'Elpidio a Mare. Sant'Elpidio a Mare è celebre non soltanto in Italia per una festa che si tiene in agosto, che è la contesa del secchio. Perché si contendevano questo secchio? Sant'Elpidio a Mare è una zona, diciamo, che impenna subito dietro la marina, in cui l'acqua d'estate non arrivava più. E quindi capitava che al pozzo ci fossero fatti di sangue fra gli uomini che diciamo, difendevano le loro donne che facevano la fila per andare a prendere l'acqua, perché le ultime naturalmente l'acqua rischiavano di non trovarla più. Alla fine si decise, dopo diversi fatti di sangue in età medievale, che una volta all'anno, ad agosto, si sarebbe fatta una contesa. Si inventò una sorta di pallacanestro medievale, probabilmente essendo marchigiani vi sarà capitato di andare a vedere la contesa del secchio d'agosto a Sant'Elpidio. Questa contesa medievale è una specie di pallacanestro medievale, con questa palla si tirava dentro questo pozzo e l'ordine di arrivo delle contrade alla contesa del secchio d'agosto definiva l'ordine di prelievo dell'acqua dal secchio durante l'anno fino all'anno successivo, quando l'ordine sarebbe cambiato.
Questo che cosa ci dice? Ci dice che anche dal conflitto iniziale, nel superamento dei propri egoismi, si può arrivare a soluzioni che diventano delle meravigliose escogitazioni che poi durano dei secoli. Ancora oggi a Santa Elpidio si fa la contesa del secchio. Questo è il pregio di una terra come questa. Bisogna superare il timore del conflitto e avventurarsi con un po' più di coraggio verso delle trasformazioni che sono indispensabili. Perché spesso dal conflitto si può arrivare alla soluzione al ribasso, ma può arrivare anche la grande escogitazione che consente di disegnare un mondo migliore e strumenti che poi durano nel tempo. Grazie. Ringraziamo il dottore per la brillante esposizione e penso che possa aver chiarito, dato alcuni chiarimenti sul tema della giornata. Unione e fusione. Adesso direi di aprire il dibattito, chi chiede la parola si prenota, dopodiché Presidente Uncem, nonché Commissario straordinario Michele Maiani. Mi raccomando, tempi abbastanza stretti perché poi l'ora comincia a essere tardi. Grazie Sindaco, siccome mi conosce ha messo subito la mano avanti, dice non parlare troppo perché di solito faccio fatica a contenermi. E due cose brevi, e innanzitutto ringrazio il Presidente Solazzi di questa opportunità che ci ha dato, devo dire che come sempre già in altre occasioni ha questa capacità di intuire i dibattiti che ci sono e come dire, offrire un'occasione di confronto. E credo che sia stato un bel dibattito, e dal mio punto di vista sono anche contento perché insomma, se devo parlare come Presidente Uncem Marche devo dire che tutto sommato la legge 35 funziona, perché oggi su 98 comuni che facciano parte delle comunità montane, che fanno parte ancora delle comunità montane, circa 75 hanno già deliberato l'adesione alle unioni, per cui già sette unioni si sono costituite su 9, cioè per la Regione Marche, per cui insomma, dal mio punto di vista è un buon risultato. Lo dico perché devo riconoscere che ultimamente io sono abbastanza un po' critico con la Regione Marche, insomma, non perdo mai occasione per sottolineare alcuni punti, però devo riconoscere che in questi ultimi anni, soprattutto il Consiglio, devo dirlo, lo do atto al Presidente, ha fatto uno sforzo nella direzione di ragionare. Ho seguito la vicenda della nascita dei comuni, se non era per quel signore lì forse i soldi non sarebbero arrivati tutti, questo lo sappiamo tra di noi. Ecco appunto, no? Il dibattito su Marotta, insomma, ecco merita, te la sei meritata. Ecco, detto questo, c'è stato insomma, un dibattito, soprattutto in Consiglio, in cui il Consiglio regionale ha voluto fare un salto di qualità. Non a caso io dico che si stanno portando in porto alcune leggi secondo me importanti, martedì va in assemblea legislativa la nuova legge sui servizi sociali che secondo me dopo insomma, un lungo travaglio è una buona legge, mi permetto, anzi suggerisco al Presidente, mi raccomando non farla emendare perché in realtà è una buona legge, come il ragionamento sul riordino territoriale, no? Che finalmente in questa regione si fa. La regione Emilia-Romagna, che non sono proprio dei fenomeni sempre, però siamo la terza edizione, le Marche per la prima volta entro Natale avremo una legge sul riordino territoriale, che secondo una legge, un atto amministrativo, che secondo me non è una questione da poco, perché finalmente si è cominciato a capire, in maniera secondo me ottimale, che insomma, la dimensione dei comuni, l'aggregazione eccetera, ha bisogno di una manutenzione. Io glielo dico molto fuori dai denti, dottore, ho molto apprezzato quello che ha detto, è stato bravo, questo mi riempie d'orgoglio perché avendo un po' di sangue marchigiano, se non ho capito bene, aumenta il suo tasso di intelligenza in maniera notevole, però lei è stato bravo perché ha detto tre cose secondo me belle. Va bene, richiamo alla strategia di Barca, adesso non la, ci porterebbe in percorsi lunghissimi, ma comunque è una strada.
ha detto due cose anche che io le userò, credo che non mi chieda, il copyright, perché quando ha fatto l'esempio dei comuni conurbati che sono a confini, noi ne abbiamo tanti in cui non si capisce. Io vorrei capire a voi, chiedere a voi se sapete dove è il confine tra Ancona e Falconara. Se qualcuno lo trova, secondo me può andare a giocare all'Enalotto, perché secondo me neanche il sindaco di Falconara, il sindaco di Ancona lo sanno. Ok? Mentre invece noi viviamo in realtà in cui i comuni non si vedono proprio. Qui nel nostro territorio, dottore, siamo 20.000 abitanti, 15 comuni, 1.200 abitanti comune, media. Ma i comuni non si vedono, sono su tre vallate. Cioè, secondo me le persone non si conoscono neanche. Io forse qualcuno di Belforte a Sassofeltrio non c'è mai stato. Abbiamo per cui una realtà che è molto diversa. Però come l'ha inquadrata lei, secondo me è un approccio giusto. Per cui cominciamo a costruire dal basso alcune strategie condivise, puntuali, precise, eccetera. E questo credo che sia l'approccio che personalmente mi sento di dire anche dei sindaci del Montefeltro. Però insomma qui viviamo una realtà in cui insomma nel locale io qualcosa devo dire. Fermo restando che sono molto rincuorato, lo dico, sull'approccio che vedo al Ministero, sull'approccio che vedo alla Regione Marche, che finalmente una direzione in qualche modo c'è. Perché sul riordine territoriale la Regione Marche sta dicendo una cosa semplice, voi fate quello che vi pare, però se volete gli incentivi dovete raggiungere degli obiettivi. Il sindaco prima ha usato un'espressione, anche lei della Frigo, la utilizzo, non è più, non c'è più niente come prima. Se qualcuno è convinto che il mondo intorno a noi non è cambiato e vuol fare l'amministratore, un consiglio d'amico, gli dico, cambia mestiere che è meglio. Io ho fatto il sindaco nel comune Montecignone, comune qui vicino, 690 abitanti, nel 1990, io nel 90 ho approvato il conto consultivo del comune di Montecignone. Bene. I cittadini del comune di Montecignone, 690 abitanti, davano al comune, allora, 65 milioni di lire, 32 mila euro. Il comune aveva 15 dipendenti e il segretario del Popieno, la dottoressa Barocci, che lo conoscete tutti, forse c'è anche in sala. Oggi mi trovo a fare consigliere comunale in quel comune. Il bilancio che abbiamo approvato ultimamente, il comune di Montecignone, i cittadini, che sono sempre gli stessi, 690 come numero, e Montecignone, chi lo conosce, non ha visto grandi cambiamenti urbani o di chissà quale motivo, il contributo che i singoli cittadini danno al comune di Montecignone è 400.000 euro. Fatte le proporzioni in lire, sono 800 milioni. Sono 12 volte di più. E voi mi venite a dire, ma il comune di Montecignone è un comune sprecone. Sa quanti dipendenti ha il dottore Comune Montecignone? 4 e uno part-time. Da 15. E la, no, il segretario è condiviso in 7 comuni. È a mezzadria tra 7 comuni. Chiaro? A Montecignone c'è rimasto il vigile, la ragioniera, l'ufficio tecnico, il tecnico che fa è a part-time, l'impiegata dell'anagrafe e un dipendente comunale esterno che fa. Porta via i bambini, fa tutto, anche l'autista, che tra due mesi va in pensione, che il comune sta pensando di non sostituire. Chiaro? Allora, qui il problema di stare insieme non è un problema. Dobbiamo stare insieme perché se no non reggiamo. I comuni diventano inutili. Altra piccola considerazione, qualche mese fa il Presidente Solazzi, un giorno, non mi ricordo in che occasione, sinceramente la memoria adesso mi sfugge, lo sentì fare un'affermazione sulla fusione, è ora di partire con le fusioni, non mi ricordo in che occasione Solazzi. Io lì per lì ho detto, secondo me si è fatto una canna, ho detto, no, perché chi lo segue? Devo riconoscerti che tutto sommato, non ti devo fare io l'elogio delle tue intuizioni politiche, però avevi colto un fatto. In alcune realtà questo tema fa messo l'ordine del giorno.
ovviamente costruito dal basso, qui abbiamo avuto un'esperienza che non è andata a buon fine, ma forse il limite era proprio quello, che non si è costruita. Allora, noi stiamo affrontando, stiamo affrontando il problema della trasformazione della comunità montana in unione. Bene, c'è un dibattito surreale. Noi non parliamo di quello che bisogna fare, stiamo a discutere che nel, adesso cito un po' a memoria, ma l'età avanza e abbiamo bevuto anche due bicchieri di vino di troppo forse, 15 anni fa abbiamo comprato a Frontino delle padelle, no? Abbiamo comprato le padelle per cui abbiamo sprecato delle risorse fondamentali. Non so se c'è il sindaco di Frontino, perché le luci qui mi impediscono di uscire, di vedere, però il sindaco di Frontino oggi a pranzo ci diceva una roba semplicissima. Comprammo, è vero, abbiamo comprato le padelle per attrezzare, Solazzi, il monastero di Monte Fiorentino, del buon compianto Mariani, che tutti noi abbiamo ammirato per la sua, come dire, per la sua tenacia nel difendere un territorio, comune più piccolo, 300 abitanti, in cui ci diceva: ho recuperato un complesso monumentale, è bellissimo, non riesco a farlo partire perché mi manca l'attrezzatura, e abbiamo comprato la comunità montana comprò gli arredi e comprò gli arredi, la cucina, e abbiamo comprato anche le padelle per farla funzionare. Frontino oggi ha 12 strutture ricettive. Forse quell'intuizione di Mariani è stata, dopo 15 anni, una buona intuizione. Credo che oggi, se fosse qui presente, non si sarebbe felice. Chiaro? Poi c'è un dibattito. Bene, la comunità montana è piena di debiti, ha fatto un manassero di mutui. Bene. Questo teatro, in cui oggi ci siamo visti che tutti direte che è un bel teatro, ok? La comunità montana fece un mutuo, che ancora paghiamo, e il sindaco lo sa, per sistemarlo. Il buon compianto Massimo Vannucci, che tutti ricordiamo con affetto e ammirazione ogni volta che ci, no? Io che ci penso mi viene il groppo alla gola, il primo intervento che fece non era neanche sindaco, perché il sindaco, se non ero errato, era Brisigotti o Lazzari, adesso non forse mi sbaglio. Comunque fece l'intervento, lui era un semplice assessore, propose l'intervento, spendemmo allora 350 milioni per sistemare questo teatro, perché il comune l'aveva acquistato, era diventata una proprietà comunale. Credo che abbiamo fatto un bel intervento. Chiaro? Allora, in tutto questo dico, noi continuiamo a guardare quello che c'era. Non c'è uno che dice cosa vogliamo fare. Questa è la sfida di questo dibattito surreale che c'è in questo territorio. A parte il fatto, fatemi la piccola mia battuta e poi è finito davvero. Stamattina sono citato sul giornale, cioè, cito un po' a memoria, c'è scritto che Maiani vuole rientrare dalla finestra. Io faccio fatica a entrare in una finestra. Io se devo entrare vorrei entrare dalla porta, perché ho dei problemi. Ok? Però, se avete letto invece la seconda, e tutti avranno letto quell'articolo, se avete letto invece la seconda pagina del Corriere Adriatico di oggi, c'è scritto che i marchigiani, 20.000 marchigiani, vanno a curarsi fuori regione, purtroppo, dando portando un danno alle casse della regione di 52 milioni di euro, più o meno. Allora, in questa comunità montana, dopo bisogna togliere la mobilità attiva, che allora, perché noi andiamo in Romagna e gli abruzzesi vengono nelle Marche, c'è un problema, non di ovvio. In questa comunità montana, 12 anni fa, noi ci siamo inventati la Montefeltro Salute, direttore, che è una società pubblico-privata per gestire un ospedale sul territorio di confine, per limitare la mobilità passiva. Facciamo 3.000 interventi l'anno, ne facevamo 700 nel vecchio ospedale.
i nostri cittadini non vanno a operarsi a cattolica, ma i cattolichini vengono da noi. È 12 anni che abbiamo in piedi questa roba. Guardate caso, e sono 4 articoli che una consigliera comunale, consigliera regionale, non, sei, non è nonché consigliera comunale di Urbino, fa sul giornale, in cui, ma perché la Montefeltro Salute, chiudiamo questa commissione pubblico e privato, andiamo via, via. Ovvio, perché vuol mettere mano sui 3 milioni di euro per votare Urbino. Dico al sindaco di Sasso Corvaro e gli altri sindaci, tutti molto bravi, molto intelligenti, che se non ci fosse il territorio che regge, la Montefeltro Salute sarebbe già morta. Chiaro? Allora, la necessità di stare insieme è nei fatti. È nei fatti. Lasciamo perdere questo bilancio surreale e cominciamo a costruire il futuro, partendo dai problemi che ci sono. Mi fermo qua, grazie ancora a tutti e complimenti per l'iniziativa. Saviani, avvocato Saviani. Quello delle patente. Ti chiedo il timing, sindaco, perché non voglio vorrei annoiare e neanche togliere lo spazio a dottor Solazzi per le conclusioni, ma stavo pensando se intervenire o meno, perché poi alla fine di cose interessanti ne avete dette tante, per cui magari si rischiano di dire anche delle banalità, delle ovvietà. Però la questione delle padelle bisogna spiegarla un attimo, perché poi l'autore di questo commento è propriamente il sottoscritto, e poi è facile magari fare dell'ironia. La padella ovviamente era una provocazione. Siamo un po' fuori tema, No, in realtà siamo dentro il tema, perché poi il tema è quello delle unioni e delle forme, no, di aggregazione dei comuni sul territorio. La provocazione era nell'oggetto, quella della padella era l'emblema, era Unione Montana o prologo del Montefeltro, la spiego in due parole. Io credo moltissimo nel principio di sussidiarietà, per cui evidentemente ci sono delle funzioni strumentali che non possono essere gestite dagli enti locali del territorio, in generale dagli enti, ma devono essere rimesse alle associazioni di volontariato o anche a quelle che lo fanno magari per un profitto, sia pure in forma mediata attraverso contribuzioni. E quando si parla di Mariani, del povero Antonio Mariani, la commozione direi che è trasversale, non può essere riservata a qualcuno. Io ho avuto l'onore e l'avventura di un sodalizio politico con Antonio Mariani che è durato qualche anno. Qui abbiamo un testimone storico, che Vittoriano Solazzi, al tempo segretario provinciale del PP, quindi parliamo di storia ormai, e quindi per cortesia non mettiamo le bandierine sulla figura di Antonio Mariani, perché nessuno, cioè tutti l'abbiamo conosciuto, chi più chi meno ci ha lavorato. Cioè. Chiaro che Antonio Mariani è stato un grande protagonista del suo territorio, del suo comune in particolare, molto illuminato per lui, era uno dei punti, come dire, importanti della sua attività amministrativa. Io nel teorizzare il discorso che la padella forse stona in un inventario di un ente comunitario, perché probabilmente si poteva anche dare il contributo e farla comprare direttamente al comune, ma era un esempio per dire che forse si poteva fare una cosa diversa, ma questo non vuol dire che era un giudizio negativo sul risultato, perché Monte Illuminato è diventata struttura turistico-iniziativa e quindi la scelta è comunque stata efficace e poi direi anche efficiente, visto che intorno a questa è cresciuto altro. Quindi se vogliamo fare dell'ironia e della mistificazione, in realtà il tema centrale è un altro, ed è, non è surreale, dottor Maiani, mi dispiace doverla, come dire, esprimere un dissenso, è molto concreto. Ho sbagliato il toponio, consentitemi, io sono fuori dai giochi da un po' di tempo, quindi posso aver anche perso qualche dato geografico. Comunque in quell'ente sono stato anche amministratore, assessore, quindi ecco, per esempio una diversità, al tempo quando ero assessore ho propugnato l'acquisto di strutture che poi sono andate in giro per il territorio, a differenza di fare qualcosa per un comune, si faceva qualcosa di utilità per tutti, ma adesso sarebbe stucchevole fare le polemiche fra me e lei, che abbiamo condiviso anche diversi anni. Ecco, andiamo al concreto, infatti io vorrei superare questo dato. E il dibattito non è surreale, io anche ieri sera sono stato invitato ad un'assemblea pubblica, altre ne sono state fatte in cui ho sentito l'onore
di parte della popolazione di questo territorio, c'è un distacco evidente, c'è una frattura profondissima fra l'istituzione comunità montana e quello che ne ha percepito la gente di questo territorio. Quindi è chiaro che qualcosa non ha funzionato in questo messaggio. Può essere semplicemente un difetto di percezione del cittadino, però noi democraticamente dobbiamo registrarlo questo fatto, dobbiamo anche, la classe dirigente deve avere anche l'umiltà di farsene carico, cioè dobbiamo anche essere capaci di fare autocritica. Ieri sera, lo cito perché in sala, un ex presidente, Rizziero Severi, che siede in sala, lo saluto, approfitto dell'occasione, ha accuratamente richiamato quello che avete detto tutti, e mi unisco anch'io, questo territorio non può permettersi di non proseguire questa esperienza di unità. E quindi il discorso non è in questi termini, non è che non, il problema è come. Il problema è come, e su questo non è un dibattito surreale, è un dibattito politico, e tra l'altro registra la gravissima assenza dei soggetti politici, non c'è un partito che ha preso posizione su questo, c'è l'interlocuzione diretta fra sindaci e in qualche realtà territoriale fra sindaci e consigli comunali, che già questa è un'anomalia, perché in realtà il consenso non può essere espresso solo dai sindaci, ma io credo debba essere espresso dai consigli comunali, che sono quelli che rappresentano quella comunità, non solo per un dato elettorale. Direi un dato simbiotico, un consigliere è l'espressione di quel popolo su quel territorio, quindi ne manca un pezzo, poi non c'è stata trasparenza, insomma, i dati servono a valutare, non a dare giudizi, perché poi gli errori, chi ha amministrato lo sa, gli errori li abbiamo fatti tutti, non c'è un amministratore che possa dire io non ho sbagliato niente, io ho fatto tutto bene, però l'approccio, ripeto, deve essere umile, perché gli errori vanno messi in conto, se qualcuno critica, vuol dire che avrà motivo, non saranno tutti, non avranno bevuto tutti qualche bicchiere di troppo, si sono fatti una canna, c'è anche gente che i dati li ha letti, si fa delle domande. Poi è chiaro, quello che non va bene è l'uso strumentale del dato per fuorviare e dare un messaggio di disastro. Ecco, io personalmente, a me non appartiene alla cultura del disfattismo, neanche quella della mistificazione. Io ho cercato nelle mie cose di dare un contributo come cerco di fare oggi, e vorrei chiudere questa querela con un richiamo alla Regione Marche, un richiamo simpaticamente faccio al Presidente Solazzi dell'Assemblea Legislativa. E io credo che una problematica, forse la madre di tutte le questioni, ecco, io non mi dissocio da chi ha detto che la legge 35 è una buona legge, posso dire che è una buona legge come filosofia, forse, no? Quella cioè di mantenere queste unità territoriali dopo aver individuato i distretti territoriali ottimali, però il percorso di passaggio dalle comunità montane sopprimente alle unioni montane, caro Vittoriano Solazzi, mi permetto di darti del tu, per quello che è stato il nostro trascorso politico e personale, direi. Non abbiamo avuto una relazione, attenzione, perché poi se non equivochiamo i gusti sessuali nostri. No, per carità, perché abbiamo storicamente dimostrato i gusti sessuali ben definiti. Però c'è stato un sodalizio anche politico, personale, e quindi lo dico sempre con simpatia di tutto. E tra l'altro non è responsabilità di una sola, ovviamente, perché il Presidente dell'Assemblea alla fine deve prendere. Quanto fa così vuol dire che sta sferrare l'attacco? No, vabbè, questo non è vero. Oddio, in realtà può essere anche vero, ci arriviamo. Nel senso che questo percorso attuativo è stato volutamente, secondo me, infarcito di locuzioni che, al di là di far capire qual era l'obiettivo, hanno creato più dubbi che certezze. Mi riferisco alla questione della successione ai rapporti. Già questo termine, successione, che di solito nel diritto privato si fa riferimento ai decessi, no? E in realtà, quando parliamo di enti, parliamo di liquidazione, parliamo di trasformazioni, no? Decesso, una parola. Quindi magari si poteva usare anche un termine meno di impatto, quella della successione, però di fatto è successione, quindi la registriamo come percorso. E questo ha consentito poi, ed è questo l'aspetto negativo, al di là che poi la gran parte delle comunità territoriali della Regione Marche abbiano preso quella legge, l'hanno attuata, hanno fatto le loro unioni senza problemi, ma mi risulta che ci siano almeno un paio, oltre alla nostra, dove c'è una criticità che è alimentata anche da questo testo. Permettetemi, non voglio fare il giurista, qui il costituzionalista non mi appartiene, però voglio dire, la lettura è agevole, quindi uno poi non ce la fa. E quindi questa è una critica che va all'Assemblea Legislativa, non al suo Presidente, che stasera la rappresenta, direi, al massimo livello, quindi direi che forse è il caso che la prossima Assemblea Legislativa, che uscirà dalle elezioni, ci rimetta un attimino mano, perché al di là di come finiranno le vicende controverse in questi territori, io credo che una parola chiarificatrice su cosa succede se non si costituisce una montana
bisogna che la si dica chiaramente, perché si sente dire: ah, ma no, voi non aderite, adesso loro i mutui vi toccano, adesso il personale viene trasferito. Questa è fantascienza, lei Sorazzi lo sa bene, è fantascienza nel senso che il personale segue le funzioni, per cui quelle organizzazioni sul territorio che dovranno necessariamente gestire, perché non è che dopo la comunità montana c'è il vuoto, a prescindere sul piano tecnico e politico non ci dovrà essere in ogni caso. Ecco, poi la ciliegina, arrivando velocemente a chiudere, è la legge 28. Io tra l'altro ironicamente un messaggino via privata, la docente Sorazzi l'ho mandato, non so se l'ha visto. Ecco, la tua non risposta era per me molto eloquente, e il fatto è questo, è un fatterello simpatico. Un consiglio. Non ho capito l'obiezione. Vabbè, dai, quella ci volevo. No, però c'è dovevo. Era sarcastica, era chiaramente sarcastica. Perché ho messo la persona. Era sarcastica. Era sarcastica. E però il sarcasmo era intuitivo, non ci ritorno. Bravissimo, perfetto. Allora, però questa era sulla 35, bene, se non l'hai capita allora no. Comincio a dubitare, se non l'hai capita, adesso non lo dire, non mi interessa. Andiamo avanti, no, scusate. No, guarda, questo è pragmatismo. La legge 28. No, stavolta, no, fatto finire. Allora, qui le proposte, signori miei, io sto facendo una osservazione su un testo normativo della Regione Marche, approfittando della presenza del Presidente dell'Assemblea. Hai sparato anche ieri sera. No, io questo è un argomento che non ho sparato assolutamente, tu non c'eri neanche. Gasparucci, scusami, tu non eri neanche presente ieri sera, come fai a dire che uno ha sparato? Io non ho sparato nulla. Ho parlato della legge 28, stiamo parlando di questa. E stavo dicendo che un consigliere regionale ha presentato, evidentemente come dire, interessato da territori che avevano questa difficoltà, a presentare il testo di normativo che prorogasse i due termini, praticamente è uno, ma previsto in due diversi commi della legge 35, che scadeva il fatico 31 ottobre. Bene, e durante i lavori, c'è il resoconto della seduta, giustamente il Presidente Sorazzi ha messo in votazione l'articolato, è composto di due commi, e il secondo articolo che è quello che faceva dichiarare l'urgenza, che è un requisito per legge statutaria che consente la pubblicazione, l'entrata in vigore il giorno successivo e la pubblicazione. Ora, l'obiezione che faccio io, ma che fanno in tanti, hanno fatto anche i consiglieri in consigli comunali, ad oggi la situazione della proroga, quando la norma entra in vigore il 14 novembre a termine spirato, è virtuale o è concreta? Perché non è un dubbio peregrino, perché c'è sia un problema di vacatio legis dal 1 novembre al 14 e c'è un problema di retroattività della norma che entra in vigore il 14. Io dico molto sommessamente, il problema lo porrei per quello che può essere l'aspetto di legittimità degli atti che vengono adottati dopo. E il dubbio mi è stato confortato oggi da un dato di evidenza. Sono andato sul sito della Regione Marche, dove ci sono i testi normativi, e come sapete ogni testo normativo ha la versione storica e vigente. Bene, se voi andate per curiosità vostra, quindi può essere un ritardo ufficio legislativo, se cliccate sulla legge 35 e chiedete il testo vigente, il testo è identico a quello storico. Allora, mi sono chiedevo adesso al Presidente Sorazzi, poi ci risponderà se vuole nelle conclusioni. Se è un ritardo dell'ufficio legislativo o è un dato di fatto che l'ufficio legislativo non può forzare quella che è la norma generale, ovvero il principio di retroattività salvo diversa disposizione della stessa norma, e che quindi quella norma sia di fatto inefficace. Questo è un dubbio che lascio, poi un dubbio che non è mio personale, perché poi il mio comune tra l'altro ci ha deliberato, quindi riguarderebbe eventualmente altri. E vado alla proposta, perché Gasparucci se no si è stancato di ascoltare le mie banalità, del mio pietà. Io direi questo, la proposta l'ho fatta ieri sera, ma l'ho scritta, se la potevate leggere, la ribadisco. Questo territorio può rimanere insieme, al di là del modello Unione che viene propugnato come modello direi ottimale, nel senso che il trasferimento delle funzioni è definitivo, è stabilizzante e può aprire anche a scenari futuri di aggregazioni di ancora più forte impatto sulle comunità dopo la fusione. Il problema è che in questo territorio il modello che andiamo ad applicare è quello dell'Unione Montana, che è un ibrido, o meglio è una forma incompleta, ed è una forma che si pone, è stata posta dal legislatore regionale anche in antinomia normativa piuttosto eclatante con la riformulata lettura dell'articolo 32 primo terzo operato dalla Del Rio, la quale legge Del Rio, che è stata citata più volte dai relatori,
assegna un termine alla legge ordinaria di un anno per uniformare le norme. Quindi è abbastanza evidente che chi sosteneva che la legge del Rio è comunque efficace perché nessuno l'ha impugnata, per il principio dello ius superveniens, io ritengo che la del Rio abbia chiarito, il governo ha ritenuto di non impugnarla, ma ha fatto di meglio, ha fatto una norma che prevale sul testo normativo regionale. Per cui direi che quello statuto che abbiamo approvato, che chi lo approverà, ho qualche riserva sulla sua legittimità derivata dall'incostituzionalità parziale della legge 35. La soluzione era molto semplice, l'uovo di Colombo, intanto in attesa che il legislatore regionale voglia ripensare a questo testo, era quella della convenzione quadro, cui affidare il territorio per la gestione di quei servizi che sono insostituibili ed ineliminabili, tra cui, a parte l'ambito che sarà riformato, immagino, non conosco il testo, ma immagino che il legislatore regionale abbia migliorato addirittura l'attuale assetto gestionale, il mattatoio, la piscina ed altri servizi compressoriali. Quindi la proposta in sintesi è un modello diverso che potrebbe essere quello che traghetta questa esperienza che ha i suoi elementi di criticità e di dubbio, verso un'esperienza nuova che può essere benissimo quella dell'Unione Montana, ma addirittura quella della legge del TUEL, dell'articolo 32, che è un'unione di comuni montani che diventa l'anticamera di una vera area vasta, con quella semplificazione e quell'economia di scala a cui accennava il dirigente degli affari regionali del Ministero, che forse è quello il vero obiettivo a cui tutti dobbiamo tendere, perché altrimenti le scorciatoie e le soluzioni un pochino, come dire, di dubbia provenienza sono spesso anticamera di gestioni che non hanno gli obiettivi di finanza locale come obiettivo vero, ma forse per il mantenimento di situazioni dove il governo del territorio non è propriamente, come dire, il primo obiettivo da raggiungere. E mi fermo qua perché ovviamente è un eufemismo. Saluto e ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e mi auguro che il dottor Solazzi Vittoriano mi dia qualche risposta sulla questione. Su questa obiezione che veramente è tecnica ma è anche politica poi alla fine, perché è inutile che stiamo qui ad accapigliarci se poi c'è dubbi se questo termine, questa proroga sia effettivamente da considerarsi come norma efficace. Questa è così. Grazie. Un altro? Prego. Vice sindaco di Pietra. Sarò molto veloce e molto più concreto. Mi ricollego a quello che ha detto Italiani, noi purtroppo non dobbiamo tanto costituire un'unione, è vero, dobbiamo fare un'unione, ma veniamo da una comunità montana e ci è stato chiesto di trasformare questa comunità montana in unione montana, prendendo il pacco della comunità montana, così come con tanto di personale, con tanto di debiti, crediti, tutto quello che volete, e renderlo unione. Scusate, ma a noi amministratori non c'è arrivato a tutt'oggi un piano economico chiaro, concreto, che sia un piano economico vero, che ci dica che cosa ci andiamo a prendere in pratica, cosa ci accogliamo di questo. E noi non sappiamo ancora le modalità. Voi parlate di efficacia, di efficienza, perfetto, bellissimo, mi è piaciuto tanto il discorso di fare un'unione di un territorio grande come il nostro, con tante persone che lavorano per, è bellissimo. Però io mi chiedo, com'è possibile fare questo? Voi parlate di fare, di snellire tutto, perfetto. Ma io mi ritrovo come comune a dover far parte di questa Unione Montana con, diciamo così, un aumento di personale, 17 unità in più, che poi dovrò comunque in qualche modo pagare, perché chiaramente e questo succederà. Allora io mi chiedo, ma siete sicuri che questa cosa qui da noi nel Montefeltro è fattibile? Ma non lo voglio, la risposta non la voglio da Maiani, la voglio dalla Regione. Io voglio capire bene questa cosa, perché tutt'oggi noi è un anno che chiediamo delle cose ed è un anno che noi aspettiamo delle risposte. Risposte che non sono mai arrivate, risposte che sono state sempre evase. Noi abbiamo anche chiesto, allora a questo punto non conviene chiudere la comunità montana e ripartire facendo una vera unione tra comuni dell'ex comunità montana, almeno azzeriamo tutto e partiamo da zero. Non è forse il caso di fare una cosa del genere?
cosa vuol dire l'unione? Questo, azzerare tutto, cioè chiudere, chiudere la comunità montana e partire, e non trasformarla, perché a noi ci è stato chiesto di trasformarla in un'unione montana, quindi di prendere tutto così com'è, esatto, senza doverla chiudere. Esatto. L'unione futura, unione montana. Oppure quella, quella che nasce, nasce più povera perché avendo liquidato la passività, nasce più povera, ma nasce quella che nasce, nasce come unione dei comuni che non ha più nulla a che fare con la comunità montana. La comunità montana, in unione montana, noi ci andremo a prendere debiti, crediti e dipendenti della ex comunità montana. Ma io volevo dire una cosa, volevo aggiungere una cosa. 17 dipendenti, 4 che i dipendenti che seguono il sociale, e va benissimo, 2 dipendenti che seguono il mattatoio, che è un servizio che svolge la nostra comunità montana, 2 che svolgono la piscina, 2 o 3 che si occupano della piscina, va benissimo. Poi però quali sono le altre funzioni che andrà a svolgere la nuova Unione Montana? Catasto, protezione civile a livello di piani regionali, statistica, ma rimangono altri 7-8 dipendenti. Allora voi vi rendete conto, anche con dei quadri piuttosto, elevati, quindi i costi sono tanti, i servizi sono pochi, e quello anche, le funzioni poi svolte da questa Unione Montana a fronte di dei costi, veramente che non sono costi da poco per noi comuni che faremo parte di questa nuova Unione Montana, sono pochi, non ci sono nemmeno le funzioni, perché se noi abbiamo dei costi però dietro funzioni che effettivamente, ma poi noi come comuni le vere funzioni, le vere, quelle effettive, ufficio tecnico, ragioneria, polizia municipale, tributi e tutto quello che ci volete mettere, dobbiamo svolgerle in convenzione con altri comuni, quindi noi abbiamo qui. Invece noi non abbiamo l'efficienza, ecco perché lei quando parlava di efficienza, ma qual è l'efficienza qui? L'efficienza non c'è, perché noi aumentano i costi, ma non abbiamo a fronte dei servizi che migliorano. Che vanno a migliorare comunque. Se fate l'unione gestisce tutte le 9 più 1 funzioni. In questo caso quello statuto che noi andremo ad approvare no. No. E allora non è un'unione. Ecco, no, allora va bene, così almeno abbiamo detto. Questo è stato il dubbio. Era questo. Le unioni vanno fatte per gestire in maniera, salvo che esista l'evidenza di un'economia in scala, di lasciare le funzioni comunali tradizionali, diciamo singolare. L'unione di fatto finisce per assorbire le funzioni fondamentali della legge del quindi tutte le funzioni fondamentali di un io volevo dire questo. A quel punto si crea un bacino amministrativo più ampio che tiene insieme i dipendenti, dico, questa è la logica che si sta seguendo nelle unioni comuni che stanno nascendo. Il bacino amministrativo diventa unico, gestisce il recupero dei tributi, gestisce il bilancio, gestisce. Esatto, la prospettiva è questa. Poi naturalmente è come quando monti una casa con Lego, non puoi pensare che da un giorno all'altro improvvisamente fai lo shift di tutto su tutto, però il processo non può neanche essere estremamente lento, perché se no le cose rimangono. Ma avere qualche dipendente in più in una unione di comuni che supera i 20.000 abitanti, che può dotarsi di un ufficio Europa, che può specializzare qualcuno su funzioni di sviluppo informatico, è un'opzione, non è un peso. Naturalmente dopo bisogna appunto fare un progetto di gestione di quello che dice lei non è le regole decidono in 4. Se lei chiude oggi un'unione, l'unione è responsabile, quindi liquida il suo patrimonio per liberarsi delle passività. La comunità montana, mi scusi. La comunità montana, se lei la chiude, a meno che non ci sia una legge, che non esiste in quasi nessuna regione che io sappia, non mi risulta che esista da nessuna parte, una legge che dice che la regione si carica il passivo,
Lei quando chiude l'unione deve chiudere le passività, la comunità montana deve chiudere le passività. Quindi di fatto di paura, ma comunque, come vale per qualunque altra regola, se un imprenditore di regione sarcinesca, mica i suoi creditori spariscono. Quindi il comune si prenderà certo. Certo. Ma vuol dire liquidare il patrimonio impoverito. Invece fare un'unione ambiziosa che metta insieme le funzioni fondamentali, non due servizi cimiteriali, per quelli basta la gestione associata. Ma l'unione, noi stiamo dicendo come politica generale che il massimo della prospettiva auspicabile è addirittura la fusione, quindi un unico sindaco dove c'è una contiguità fisica, una funzionalità interconnessa molto evidente, altrimenti almeno l'unione, perché la gestione associata dei servizi ha dimostrato di creare pochissime economie di scala. Ma quando voi andaste a soppiantare una comunità montana che mi pare di capire faceva poche cose e anche relativamente... Cioè, teoricamente la gestione di una piscina si esternalizza pure, no? Se uno è alla ricerca di margini di efficienza, la dà in gestione e, come dire, e persino se trova un imprenditore bravo che la gestisce, addirittura ne ricava un canone. Queste sono le operazioni di efficienza. Quello che dite voi non è efficienza, è un regalo. Allora, se la regione ve lo vuole fare, ve lo fa. Ma altrimenti, quando si chiude una comunità montana, se alla fine si chiude con un passivo, ognuno dei comuni si deve spossessare di una parte del suo patrimonio per quindi non è un'operazione vincita. Ma i dipendenti, ripeto, è diverso la condizione di avere n comuni, ciascuno dei quali deve ripetere in piccolo. Mi permetto di fare una piccola, scusi dire, non voglio annoiare nessuno, mi permetto di fare una piccola precisazione. Nello statuto che il sottoscritto ha proposto, dopo averlo concertato con i sindaci, noi abbiamo messo quattro funzioni, perché sono quelle che ci hanno chiesto i sindaci di mettere. Chiaro? Chiaro. Poi noi facciamo altri servizi e abbiamo detto li facciamo dopo, perché lo sportello unico del catasto non è funzione ma un servizio, e lo rimandiamo un atto successivo dopo. La gestione del mattatoio non esiste che è una funzione, non è neanche un servizio, è un'attività economica che produce 700.000 euro all'anno di attività e facciamo 4.500 interventi. Non è una funzione, non è da statuto. Io credo di averlo detto ormai in greco. Allora, appunto, allora il tema è se il comune di Pietralumbia ha le sue opinioni legittime. Appunto, se non partecipa alla riunione dei sindaci in cui si decide un'altra roba, in cui si dice il giorno dopo diamo altre funzioni, stiamo pensando ai tributi e quant'altro, oggi si parlava addirittura di vigili, ma le faremo dopo, qualche problema mi viene a mancare nel dibattito generale. Io sono il primo a riconoscere che le quattro funzioni sono poche, ma a Urbania hanno fatto uno statuto, non ha messo neanche una. Sono i sindaci, non è lui. Nell'unione montana di Urbania che si è costituito la proposta di statuto non c'è niente, viene rimandato tutto ad atti successivi. In una regione che non nomino hanno fatto le unioni dei comuni per la festa del Santo Patrono. Non è un'unione dei comuni nel senso di cui abbiamo parlato oggi. Se si fa l'unione dei comuni per celebrare la festa del Santo Patrono, la possiamo chiamare unione dei comuni, ma veramente è come il partizio Bishem, no? Come la barzelletta del prete che amava mangiare la carne anche di venerdì. Questo è il punto. L'unione dei comuni, avere qualche dipendente in più per fare un'operazione di qualità e di accentramento, possibile che ognuno di questi comuni riesca in maniera efficiente a gestire il recupero dei tributi erariali attraverso l'ufficio economico? Oh, perfetto. Allora, essere tutti in convenzione vuol dire fondamentalmente già oggi essere in un processo in cui riconoscete che nessuno è in grado. Se voi fate una centralizzazione delle funzioni fondamentali, che non vuol dire che al giorno 1, come è stato detto giustamente, tutto passa. Queste trasformazioni sono operazioni di cambiamento organizzativo e quindi sono un processo, non sono un'operazione puntuale che tu dalla sera alla mattina. Se però tu deliberi che l'Unione ha il destino di svolgere tutte le funzioni fondamentali e in più una serie di attività economiche, va bene,
a partire con un bacino di dipendenti ti consente di farlo in un certo modo. Come li finanzi? È stato detto molto chiaramente nella relazione, in una policy regionale che peraltro è coerente con un orientamento nazionale che stiamo condividendo anche con altre regioni, l'idea è quello che il mettersi insieme consente di acquisire risorse finanziarie che nessuno è in grado di fare da solo. L'anno scorso l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha chiuso con un attivo, se non ricordo male, con un avanzo di amministrazione sopra i 2 milioni di euro, perché hanno preso i soldi dai progetti europei che da soli non riuscivano a prendere. Alcuni di questi comuni sono più piccoli dei vostri. Andate a vedere come è fatta l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che è considerata una delle più efficienti d'Italia. Allora, io credo che pensare di chiudere sic et simpliciter forse possa comportare alcune conseguenze in termini di personale, non sono nemmeno sicuro, perché secondo me poi la funzione segue e qualche giorno... Esatto, esatto. Quel che è certo è che ognuno dei comuni deve mettere mano al portafoglio e chiudere le partite, perché, ripeto, la norma giuridica è che comunque quando tu chiudi una realtà con delle passività, le passività vanno liquidate. Invece continuare vuol dire sì portarsi dietro la storia di un'ora, ma provando a fare una scommessa in termini di efficienza ed efficacia. Allora cambiate le regole, che sono sbagliate. Si incomincino a mettere i sindaci nell'Unione Montana. Questa è l'unica valle dove è stato fatto questo. Cioè, devono essere i sindaci innanzitutto a rappresentare questa cosa. Nella legge del Rio è detto esattamente questo. No, il nostro statuto prevede un consigliere. Qui si cambiano gli statuti, si fanno ad hoc. Pier Mattei, vorrei intervenire il dottor Pier Mattei. Velocemente alcune precisazioni. Nel sito, alla pagina Unioni Montane, trovate un parere firmato da esperti costituzionalisti che dice chiaramente che le unioni montane sono equiparabili alle unioni dei comuni montani ai fini della possibilità di gestire in forma associata funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Per quanto riguarda gli statuti delle unioni montane, evidentemente l'obiettivo è di associare tutte le funzioni, laddove questa intesa su tutte le funzioni subito non è stata raggiunta, gli statuti prevedono di associare solo alcune funzioni. Per quanto riguarda la sostenibilità economica, desidero ricordare che la Regione in questi anni ha garantito la copertura finanziaria delle spese attraverso il fondo per la montagna e quindi utilizzando gli strumenti normativi che le recenti riforme del governo hanno consentito di mettere a punto in campo delle nuove possibilità per ridurre la spesa. In passato il contenimento della spesa del personale era difficile, attualmente ci sono delle leggi che consentono anche di ridurre la spesa in modo tale da destinare maggiori quote delle entrate ad investimenti. Quindi in conclusione credo che il giudizio vada dato sulle esperienze dopo che saranno nate, non prima. Un mutamento di prospettiva che rischia di creare un danno al territorio, perché i dipendenti attualmente in servizio presso la comunità montana, e questo posso dirvelo perché ho contatti frequenti con ciascuno di essi, 5 anni fa erano 149, adesso sono nel complesso a livello regionale, avete visto qui la tabella, 70. Quindi c'è stato un 50% di calo di dipendenti e sono riusciti a esprimere un livello di professionalità, specialmente nell'ultimo periodo, notevole. E quindi anche i dipendenti comunali, essendo ridotto il personale, ed essendoci anche la possibilità di ridurlo ulteriormente applicando le recenti riforme del governo in materia di contenimento della spesa, ci sarà, dicevo, la possibilità di coinvolgere anche i dipendenti comunali, per cui il quadro finanziario, se l'Unione Montana dovesse decollare, è da ritenere positivo. Poi ovviamente, come tutte le cose, dipende dalle persone, cioè se questi investimenti di cui ho parlato prima e di cui anche gli altri interventi hanno fatto cenno potranno decollare, poi si vedrà che l'esperienza è partita bene, ci sarà la possibilità di uno sviluppo. Pensare che dal 1 gennaio 2015 ci sia il progetto 10 funzioni, ecco, mi sembra una cosa un po' difficile da applicare nella realtà. Grazie. Altri? Sindaco Di Pio.
Maiani, ormai che c'è un apporto bisognava farla su 350 milioni, arriva l'aria fredda là che ci ha congelati. Non sono stato il direttore dei lavori. Grazie, comunque. Per risparmiare, giustamente. Però una porta, il buo e la Sinerlo ce l'avamo scaldati. Scaldaci con le tue parole. No, vado un po' controcorrente. La Francia, il dottore lo sa, ha 36.000 comuni, l'Italia 8.100. I danni dell'Italia sono tutti derivanti dai comuni. Cioè, noi abbiamo 10.000 istituzioni sopra di noi che creano i danni più incredibili, la colpa dell'Italia sono i 8.100 comuni. Io vado controcorrente, io di comuni ne voglio di più. Non è che il comune inteso da me è il comune alla francese, una stanza, la bandiera francese, la bandiera dell'Unione Europea, un computer, magari con uno che segue anche l'anagrafe del comune, però l'ufficio ragioneria, l'ufficio tecnico devono essere tra 12 comuni. Questo che bisogna fare, un'unione di comuni, questo deve essere, però i comuni possono essere anche di più, perché il consigliere comunale di Piobbico, come il consigliere comunale di Macerata Feltria, costa 10 euro a seduta, facciamo 5 sedute all'anno, lorde, perché poi di quelle 5 lo Stato le riprende, quindi costa 25 euro all'anno, ma un consigliere comunale di Piobbico, come il consigliere di Macerata Feltria, quando ci sono le feste, tira le sue maniche, perdi 10 volontari. Queste sono le cose assurde che fanno, mi dispiace, ma fanno a Roma, dei politici che non hanno mai fatto il sindaco. Io chiedo, voglio fare una norma costituzionale che per andare a fare l'onorevole e il senatore deve aver fatto il sindaco per due mandati, perché non è possibile. Questi fanno, scusate, le cazzate una dietro l'altra. Allora, poi voglio dire un'altra cosa, ma chi è che gli è venuto in mente di abolire le province e non abolire le regioni? Ma aboliamo le regioni. Vittoriano è d'accordo con me, lo so, perché ne abbiamo parlato, ma non dico, l'ente di secondo livello doveva diventare la regione. Noi abbiamo rapporti con la provincia, ad ancora quanti, io su 10 volte che vado verso altre istituzioni, 8 volte vado in provincia, una vado a Roma e una vado ad Ancona. A sto punto, ma perché dobbiamo abolire Pesaro? Dobbiamo fare in modo che la regione diventi un ente di secondo livello. Cioè, io quello che auspicavo, che i presidenti di provincia di area vasta, di una area vasta, tipo tre regioni attuali, diventavano un'area vasta, i presidenti della provincia andavano a fare a costo zero i consiglieri regionali, che però non potevano legiferare. Perché noi abbiamo delle assurdità e ne racconterò su tutte una. Parlavamo di Gabicce, allora per me va benissimo perché Gabicce Mare, Misano, Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, Bellaria, Igea Marina e su non si sa dove sono i confini, ma quella fa una bella unione da Gabicce fino a su, fa tutta un'unione, anche perché l'80% della popolazione italiana vive o nella costa o nei grandi agglomerati, intorno a Milano e compagnia. Quindi noi siamo il 20% che vive su aggrappata a sti monti, se ci tolgono anche i piccoli comuni andiamo tutti a vivere laggiù e qua non ci vivrà più nessuno, poi dopo succede Senigallia, Genova, Carrara, tutto, qui la gente deve rimanere aggrappata ai nostri monti. Per farla rimanere aggrappata ai nostri monti devi dare un'identità politica, una parvenza, dategli qualcosa, cioè dategli un'idea di rimanere aggrappati. Questa è qua. Un'unione ai comuni seria con tanti piccoli. Io a Serravalle di Garda voglio che ci sia il comune di Serravalle di Garda, 7 persone che si riuniscono una volta ogni 3 mesi che decidono, tornando alle assurdità. Il porto di Gabicce Mare è diviso tra Gabicce Mare e Cattolica, metà è Marche e l'altra metà è Cattolica. C'era un articolo stamattina nel giornale che i pescatori di Fano hanno denunciato il comune di Fano, insomma vogliono fare delle azioni perché non riescono a entrare e uscire nel porto, solo quando c'è l'alta marea possono entrare e uscire, quindi figurate, uno che lavora in mare come fa? Devo aspettare che esca. Perché? Perché per dragare il porto, ogni tanto i porti da noi vanno dragati. La regione Emilia-Romagna, cioè da mezzo Cattolica in su, dragano il porto, lo caricano su il dragato, lo caricano su una chiatta, lo portano 10 miglia, scaricano in mare, risolto i problemi. Nella regione Marche bisogna dragare, portarlo in un posto indicato, che ancora non si sa qual è il posto indicato,
selezionarlo, riportare quella parte pulita in mare, la parte sporca in discarica. Nessuno lo fa perché c'ha dei costi assurdi e noi ci abbiamo tutti i porti bloccati, e le barche per non riescono a entrare, la Marina di Cesare ha chiesto i danni al comune di Fano. Le assurdità delle regioni, ma mica della regione Marche, di tutte le regioni d'Italia. Pensate che la regione Molise ha 300.000 abitanti, 55.000 abitanti in meno della provincia di Pesorbino, ha due province e una regione. Le due province, Isernia con la spending review l'avevano abolita, a Campobasso c'era il comune di Campobasso, la provincia di Campobasso e la regione Molise che gestivano lo stesso territorio. Il presidente della regione Molise prende più di Hollande. Ste cose qua non possono più, cioè, e vanno a cercare il pelo nell'uovo ai comuni, ma c'è, andiamo da altre parti, ma più saliamo e più, non vi dico cosa c'è, perché io, avendo lavorato tanti anni a Roma, so anche cosa gira dentro i ministeri, ma cominciamo a selezionare. Io quindi chiedo, cerchiamo, sto facendo un discorso molto più ampio, che purtroppo ormai si è deciso di abolire le regioni, abolire le province, mantenere le regioni. Però queste sono le assurdità di gente che non è mai stata nel territorio. Io speravo ci fosse il sottosegretario, ma purtroppo non c'è, quindi spero. Comunque complimenti perché ha fatto veramente una bella relazione. No, grazie, soltanto per amor di verità. Le province non sono state abolite. Ma tra l'altro. No, ma il punto è questo, noi continuiamo a essere accusati sia di averle abolite sia di non averle abolite. La legge è lì e ce la leggiamo. Primo, è esattamente come dice lei, ora. Ossia, nessuno cancella i sindaci, restano gli 8.100 sindaci. Dopodiché resta il punto che vi ho detto, secondo me in alcuni casi sarebbe molto utile incoraggiare la fusione e lì sì che il sindaco sparisce, ma nelle unioni di comuni restano esattamente tutti i sindaci. Si mette in comune un bacino amministrativo che fa tutte le 9 più 1 funzioni fondamentali della legge Delrio, quella è l'unione correttamente intesa. In Francia hanno 36.000 comuni, per una banale ragione, il sindaco è soltanto l'avvocato della cittadinanza col prefetto, perché fa tutto la prefettura, che è un pezzo di quella Roma che funziona, ahimè, molto peggio delle regioni, e sono il primo a riconoscerlo da funzionario dello Stato, c'è molto più da tagliare nei ministeri che nelle regioni e nei comuni, ma semmai possiamo protestare rispetto al fatto che le province sono andate incontro a un taglio molto significativo, che il mio ministro e il mio sottosegretario hanno cercato di evitarlo e tuttora si stanno battendo perché prima dell'approvazione della finanziaria questo venga minimizzato. Ma esattamente il quadro che definisce lei è quello che sta dentro la legge Delrio: valorizzazione dei sindaci, i sindaci restano, nella Unione restano i sindaci, ricordiamolo, restano i segretari comunali dove non sono già condivisi per altre ragioni. Si creano uffici unitari, oggi con le tecnologie non è nemmeno necessario, come dire, deportarli in un palazzo unico dell'Unione, perché attraverso gli strumenti informatici si può gestire in maniera unitaria il processo, anche se l'amministrativo di un comune si specializza nel recupero di tributi e l'altro nella fase di gestione del bilancio. Dopodiché la provincia viene governata attraverso fra gli organi fondamentali l'assemblea dei sindaci, che sono tutti, o che secondo me si prende forza se delle unioni di comuni sensate, che non è detto che a livello di una provincia debba essere grande quanto la provincia, ce ne può essere più di una, dove ci sono le valli si seguirà le tradizioni, diciamo, di consonanza, di comunità delle valli. Ma l'unione comunque ha più forza. Allora, se nel governo della provincia, soprattutto dove il numero dei comuni è molto alto, vanno i rappresentanti delle unioni di comuni, è meglio, ma vanno come portavoce di un gruppo di sindaci. I sindaci, cioè, vorrei che fosse chiaro che il quadro che lei auspica è esattamente quello che dice la legge Delrio. Ci si può lavorare, ci possiamo mettere tutti insieme, cioè, calma e gesso, è esattamente quello che c'è, facciamolo diventare vero. Quindi no, io volevo solo concludere dicendo che mi fa molto piacere, perché veramente le relazioni poi con Claudio Piermattei, siamo in contatto. A proposito, Claudio Piermattei alle 7 di mattina mi manda le email, quindi come funzionario regionale veramente di questi impeccabili. Quindi ringrazio anche Solazzi, col quale in Camera Caritatis mi dice che anche lui è contro le regioni, però dopo ormai.
ma lo sono, e poi voi direte, ma perché ti sei candidato? Ma per andare su, per dire la mia, devo andare lassù, se no da qua giù sono dovuto diventare sindaco di Piovito per dire la mia riguardo al territorio. Più vai su e più vuoi dire la tua. Comunque grazie. Grazie. A questo punto, se non c'è nessun altro, noi chiamerei magari il ragazzo che ha fatto la tesi sulle fusioni, se vuol farci, Simone, un piccolo intervento per poi lasciare la parola alle conclusioni di Vittoriano Solazzi. Se non c'è nessun altro, chiaramente. Simone Righi. Vi ruberò 2 secondi e ringrazio di avermi dato la parola il sindaco Conigli che mi ha citato nel suo discorso. E, parlando, io ho avuto modo di fare un percorso molto bello che mi ha arricchito, perché essendo un ragazzo di 23 anni ho molto da imparare rispetto a tutti voi. Diciamo, abbiamo parlato in maniera tecnica dei possibili benefici, criticità, motivazioni che possono portare alle fusioni, perché la mia tesi riguarda solo le fusioni. Adesso è venuto fuori un discorso su comunità montane, unioni, e io diciamo sono concentrato sulle fusioni e le uniche 2 realizzate a livello regionale, che sono Trecastelli e Vallefoglia. E, diciamo che quello che è emerso, che non è stato ancora, diciamo, penso detto, è che io sono partito da dei dati dell'IRES Marche e di Confindustria che evidenziano sia a livello nazionale che a livello regionale una curva U per quanto riguarda i costi pro capite sostenuti dai comuni. Questa curva U, diciamo, dà come risultato che esiste una dimensione, chiamiamola massimamente efficiente, dei comuni che va dai 10.000 ai 20.000 abitanti, con, diciamo, dei risparmi che cominciano a essere significativi a partire dai 5.000 abitanti. E in una realtà italiana, come è già stata detta, nei quali i piccoli comuni sono la stragrande maggioranza, diciamo, questo è un risultato, diciamo, è un dato fondamentale dal quale partire per, diciamo, dare una valenza alle fusioni dei comuni, che possono appunto aiutare dei piccolissimi comuni a raggiungere, diciamo, maggiore efficienza. E, diciamo, questo è un fatto fondamentale sia per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di fornire maggiori servizi ai cittadini, perché alla fine è quello, diciamo, lo scopo, sia per quanto riguarda la necessità di spending review, del quale si sta parlando soprattutto in questo momento. Un altro punto fondamentale, poi chiudo veramente, è che, diciamo, per quanto riguarda l'analisi dei bilanci che io ho fatto, sia per quanto riguarda Vallefoglia e Trecastelli, emergono gli stessi diciamo, risultati a livello teorico, nel senso che facendo una distinzione tra le funzioni, tra virgolette, diciamo, termine inappropriato, di line e staff. Per quanto riguarda line, la gestione diretta dei servizi, quindi per quanto riguarda le funzioni 2, diciamo, crescere, quindi, diciamo, l'istruzione pubblica, la viabilità, eccetera. Per quanto riguarda la funzione 1, che io, diciamo, ho definito di staff, perché, diciamo, è di diciamo, sono uffici, si emerge, diciamo, uno spostamento al di là dei risparmi totali, perché sono stati evidenziati anche dal sindaco, emerge uno spostamento delle risorse dalla funzione 1, quindi per quanto riguarda gli uffici, gli organi istituzionali, eccetera, erogazione diretta dei servizi. E questo è un dato fondamentale, è un risultato che la fusione ha portato sia per quanto riguarda Vallefoglia sia per quanto riguarda Trecastelli. Ecco, concludo qua, non voglio portare via più tempo. Vi ringrazio ancora per avermi dato la parola. Bene, grazie. A questo punto, vista anche l'ora abbastanza tarda, direi di dare le conclusioni al Presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, che ringrazio per la presenza. Grazie a voi. Io mi rendo conto davvero che è difficile chiedere un po' d'attenzione a quest'ora dopo un dibattito che, per quanto interessante, assolutamente, insomma, si è sviluppato per un periodo temporale che non si concilia con la capacità di fare attenzione per così tanto tempo. Quindi, pur le cose che ho sentito, le cose che sono state dette, gli spunti che si offrono, i temi che meriterebbero un approfondimento, come dire, mi invoglierebbero a un intervento lungo. Invece sarò davvero proprio schematico e breve. Innanzitutto perché l'obiettivo di questo convegno, di questa mezza giornata, è stato ideato, voluto da me, dall'ufficio di presidenza, non perché avessimo qualcosa da dire, ma perché consapevole
di un processo che comunque è complicato, è complesso, necessita di approfondimenti, di valutazioni, si arricchisce anche di spunti, di apporti, di riflessioni, ecco, individuare una mezza giornata per affrontare questo tema era il compito che ci prefiggevamo. E credo che già il mio ruolo potrebbe esaurirsi qui, perché comunque il dibattito che si è attivato, le cose che abbiamo ascoltato, il confronto e le riflessioni, credo che questo incontro ci ha dato la possibilità di fare, credo che sono un fatto positivo di per sé stesso. Detto questo, però, insomma, mi permettete qualche sottolineatura di farla. Io non ci penso nemmeno lontanamente di dare un consiglio sul tipo di scelta che i comuni debbono fare. Poi io ho le mie idee che le manifesto sempre, qualche volta molti mi dicono che dovrei tacere, io ho l'abitudine di dire sempre quello che penso, anche quando questo non mi è, come dire, non viene a mio vantaggio. Io penso che la forma migliore, laddove non ci sono, ed è giusto quello che ha detto, e lo ringrazio davvero, il dottor Petrito, laddove ci possono essere delle difficoltà o comunque delle situazioni difficilmente da gestire con una fusione, per me la via maestra è quella della fusione. Ma ripeto, questo è un giudizio mio personale e peraltro al netto di situazioni, ripeto, che come diceva il dottor Petrito vanno verificate in base a una serie di considerazioni. Detto questo, e quindi, come dire, esprimendo la mia propensione, il mio parere, la mia preferenza, non dico che questa è la strada che devono seguire i comuni, non mi consiglio nemmeno da questo punto di vista, così come non consiglio nemmeno di fare l'unione piuttosto che di aderire all'unione che si sostituisce alla comunità montana, ci mancherebbe altro. Io faccio una riflessione che mi trova assolutamente concorde con le cose che sono state dette in molti interventi che mi hanno preceduto. Io sono arrivato un po' in ritardo, vi chiedo scusa, perché ho partecipato a un convegno in cui si parlava di economia, si parlava soprattutto di impresa, e poi c'era un collegamento con il discorso dei fondi europei, della programmazione 2014-2020, si parlava di macro regione adriatico-ionica, che si inserisce in questo quadro. Quando sono arrivato qui ho sentito parlare in diversi interventi del fatto che se non ci registriamo con il fatto del cambiamento che ha caratterizzato tutto sommato uno spazio temporale breve, perché quello che è avvenuto in termini di cambiamento degli ultimi 15-20 anni è epocale, siamo abituati ad andare così molto di fretta, qualche volta questa fretta nella gestione del quotidiano ci porta anche a una sorta di superficialità e molto spesso perdiamo la memoria, ma insomma se ci volgiamo un attimino indietro e vediamo che cosa è cambiato in uno spazio di 15-20 anni, forse ci rendiamo conto anche di perché questa crisi è così difficile da superare, proprio perché per molto tempo abbiamo creduto che fosse una crisi congiunturale, invece è una crisi sistemica e strutturale. E se non comprendiamo che i cambiamenti che si sono verificati in questi anni sono stati così epocali, rispetto ai quali le classi dirigenti, magari fosse solo la politica, risolveremo il problema, ma tutte le classi dirigenti, in tutti i settori e le articolazioni probabilmente della società, non hanno capito che un cambiamento così veloce come quello che registravamo in tutti i comparti, è cambiata la società nelle sue articolazioni, la composizione delle famiglie, la composizione delle comunità, il trasferimento di mezzi, di persone, di flussi finanziari, è cambiato il luogo dove si costruiva il maggior PIL a livello mondiale. Prima il PIL del mondo praticamente era prodotto dall'America, dall'Europa e da pochi altri, oggi questi paesi sono a PIL praticamente zero e il PIL del mondo è prodotto in tutt'altra realtà. Il centro degli scambi commerciali è passato dal nord al sud del mondo, da ovest ad est, è cambiato tutto, è cambiato il modo di produrre,
le trasformazioni che sono state nell'informatica, nella telematica, nella robotica, nei processi produttivi, l'internazionalizzazione dei mercati, la sfida e le opportunità che ci vengono dati da un mercato che è completamente cambiato, i metodi degli acquisti, gli stili di vita, tutto è cambiato tutto. Il tema è che questo cambiamento, o ci registriamo con questo cambiamento e lo gestiamo, o rischiamo di subirlo. Questo vale in tutti i comparti del dispiegarsi della società, vale per tutti. Ripeto, vengo da un convegno in cui si parlava di impresa e si concordava sul fatto che anche qui la possibilità di uscire da questa crisi passa attraverso la capacità di fare sistema, di fare network, di fare rete. Si parlava, molti degli interventi hanno sottolineato in quel convegno, che per esempio rispetto alla ricerca, rispetto al marketing, rispetto all'internazionalizzazione, rispetto all'aggressione di nuovi mercati, le grandi imprese ce la fanno, ma un paese che è caratterizzato da tante medie e piccole imprese, in modo particolare le Marche, o fai rete, o costruisci network, o fai queste cose, la ricerca, lo sviluppo, l'internazionalizzazione, insieme ad altri, fai sistema o non ce la fai, o rimani al palo, perché i posti di lavoro, la ricchezza, non è che viene prodotta da una legge può agevolare, ma viene prodotta dalla necessità che dobbiamo capire tutti come prioritaria, di capire il cambiamento, gestirlo e non subirlo. E questo vale per tutti, vale per il sistema delle imprese, vale anche per gli enti. Brevissimamente, macroregione Adriatico-Ionica è una soddisfazione che la prima regione, la prima macroregione che vede coinvolta l'Italia è stata la macroregione voluta dalla regione Marche, una piccola regione. Addirittura nell'indifferenza generale rispetto a questa cosa voluta profondamente dal presidente Spacca, e molti addirittura anche nella politica pensavano che fosse un diversivo la macroregione Adriatico-Ionica, incuranti peraltro di capire che cosa veniva nelle altre due macroregioni che erano state costituite, la prima adesso in Italia, poi ne partirà la seconda, è già partito il processo. E che cos'è questo? Se non anche qui l'intelligenza di comprendere che territori che hanno comuni problematiche, comuni opportunità, 8 paesi, di cui 4 fanno parte dell'Unione Europea, addirittura 4 non fanno parte dell'Unione Europea, in una concezione che è stato detto anche questa, che non può essere più verticale, ma deve essere per forza orizzontale, perché deve partire non da un fatto, come dire, gerarchico, ma deve partire dai problemi veri, dalle tematiche vere che si condividono e dalle opportunità che possono essere offerte, dalla capacità di fare sistema. Questa è la macroregione adriatico-ionica. E l'aver capito che nei prossimi anni la capacità di intercettare i finanziamenti, che non sono soltanto i fondi strutturali europei, e anche qui andrebbe aperta una parentesi, che solo per la regione Marche sono 1.200 milioni di euro, i quali non si può pensare che possano essere spesi con una politica di tipo puntiforme per accontentare qualcuno, ma devono essere utilizzati in una prospettiva di sostegno all'economia e di rilancio dell'economia. Ma tanti altri fondi europei, quelli che sono fuori dai fondi strutturali, si intercettano soltanto se ha la capacità di presentare progetti che hanno forza, che hanno valenza, che non riguardano una singola realtà, che sono credibili perché mettono insieme sistemi. Ecco, perché dico questo? Dico questo perché tutto si tiene. E se non abbiamo la convinzione che tutto si tiene, che cioè si tiene il cambiamento con la necessità di gestirlo, si tiene il fatto che tutti gli attori debbono registrarsi con questo cambiamento e non lo debbono subire ma lo debbono gestire, non andiamo da nessuna parte. Allora non sono qui a dire fate la fusione, passate dalla comunità montana all'Unione dei Comuni, sono qui a dire parliamone, ci sono degli strumenti.
ci sono gli strumenti che il governo, la regione mette a disposizione. È tutto sbagliato, è tutto da rifare forse, ma attenzione, da sempre questo è un paese che vive del benaltrismo, qualsiasi cosa fai, ma è ben altro da fare. Oppure questo è un paese in cui l'ottimo è sempre nemico del bene, per cui per raggiungere l'ottimo si rischia di non fare mai nulla. Guardate, ho detto questa cosa nel convegno che trattava altri argomenti e lo ripeto qui. Chi è una qualsiasi impresa che non comprende di doversi, lo dico fino alla noia, a costo di essere noioso, ma è la vera cosa che voglio sottolineare. Un'impresa che non comprende che il cambiamento e la velocità del cambiamento non hanno caratterizzato questi anni, ma caratterizzeranno ancora tutti gli anni a venire, è fuori dal mercato, gli può andare bene ancora, per poco, può campare di rendita per un po', può darsi, sì, ma è destinata a tramontare. E questo vale anche per gli enti, vale anche per la concezione di qualcuno che ancora ha tentazioni nazionalistiche rispetto al processo europeo, che deve essere potenziato, non è che si può tornare indietro, ma in un mercato globale, in una realtà globale, è come dire il fisico minimo che deve avere quello di essere un fisico europeo, non un nazionalismo che non va da nessuna parte. Poi certo, i limiti sono sotto gli occhi di tutti, vanno rimossi al netto di quei limiti, e questo vale per tutti, vale per tutti, vale anche e soprattutto per le realtà che si articolano, specialmente in una regione come questa, in tante piccole realtà di governo del territorio, i comuni. Qual è la ricetta? La ricetta va costruita dal basso, va costruita dai territori. Le leggi debbono mettere come dire, la possibilità di fare delle scelte, e ci sono diverse scelte da fare, però guardate, me lo sono segnato, l'ha detto qualcuno, l'ha detto il sindaco di Trecastelli, talvolta per non fare una cosa, ed è tipico di ognuno di noi, io per primo, per non fare una cosa imputo la difficoltà di fare quella cosa ad altri. Cioè, diciamo, sì, si dovrebbe fare, però non passerà, non viene approvata, non è condivisa. Attenzione, spesso questo dare la responsabilità o come prendere tempo dipende da un'abitudine che non si può conciliare però con quell'esigenza del cambiamento, della velocità del cambiamento, di chi preferisce gestire l'abitudinario. Come dire, perché ci sono meno sforzi da fare, non ci si deve reinventare, ma questo non può essere lo stile di un amministratore, di un piccolo o di un grande comune, non può essere lo stile, perché porta inevitabilmente quell'amministratore a fare non il bene ma il male del territorio che amministra, assolutamente. Non c'è da difendere qualche cosa, non c'è da difendere un modello, un'abitudine, non c'è da difendere uno stile. C'è da difendere un territorio, la sua prospettiva, la crescita, lo sviluppo, le opportunità, i servizi, il rapporto fra costo e benefici nell'erogazione dei servizi. C'è questo da fare. E l'approccio nel decidere se fare una cosa anziché un'altra deve essere questo, ed unicamente questo. Poi è chiaro, è evidente, evidente a tutti che ognuno di noi è profondamente attaccato al proprio luogo, alla storia, alle caratteristiche del territorio, ma è giusto che lo sia. Ma vi pare possibile pensare che una diversa organizzazione amministrativa può compromettere il valore di un territorio nei suoi aspetti di tutti i tipi, da quello storico a quello culturale, a quello di tradizioni? Anzi, lo deve esaltare. Il tema è che dobbiamo cercare risposte amministrative migliori, perché dobbiamo avere la capacità di creare un'economia di scala, avere la capacità di fare scelte di un territorio che siano condivise, che nascano dalla condivisione della politica, che nasce dal basso. Attenzione, questo è l'aspetto fondamentale. Ripeto, rispettosissimo del fatto di non poter indicare una soluzione anziché un'altra, ma dobbiamo avere la consapevolezza e la certezza che
che rimanere fermi oggi non vuol dire rimanere dove si è, vuol dire rimanere indietro. E allora credo che non è indifferente il lavoro che viene fatto per prendere una decisione. Io volevo dare la risposta a Ottaviani, che poneva la prima questione, sì no, poneva la prima questione di una legge ad personam piuttosto che ergo omnes. La dimostrazione del fatto perché si è fatta una legge di proroga, è proprio perché scelte di questo tipo probabilmente possono aver bisogno anche di un supplemento di un mese, nulla di più. Il fatto poi che non è passata in Consiglio regionale l'immediata esecutività dell'atto e ha spostato di 14 giorni non cambia nulla, abbiamo comunque deciso di dare uno spazio maggiore per compiere un determinato percorso. Però Taviani sei troppo intelligente per, come dire, affrontare questi temi che sono la forma, per quanto per carità sacrosanta è anche la forma, rispetto alla sostanza. La sostanza di scelte, il cui unico obiettivo non è quello di preservare una postazione a qualcuno, l'obiettivo è di creare le condizioni perché quei territori che soffrono di più in questo momento, che sono le aree interne, possono attraverso delle modifiche, attraverso diverse organizzazioni, trovare le risorse per ridare speranza a questi territori. Questo è il tema di fondo. Il tema di fondo che deve ispirare la nostra, credo la nostra azione è assolutamente questo. Poi dico a Mochi, non lo vedo più, è dovuto andare, ma di solito è sempre così però, no, nel senso che questa è la società in cui andiamo tutti di fretta, molto spesso, no, ma è un amico, quindi lo dico con grande affetto, poi capita anche a me che molto spesso facciamo le domande e poi non siamo disponibili ad ascoltare le risposte, no, ma lo dico a Mochi, io come dico che, però ripeto, senza aver nessuna volontà di condizionare nessuno, fra le varie forme associative preferisco la fusione, così lo dico per le regioni. Certo, ci sono delle regioni, ormai anche l'organizzazione delle regioni così com'è, è superata, eccessivamente costosa, va modificata, almeno per alcune regioni. Se mi permettete, considero un po' antistorico anche il fatto che ci siano delle regioni a statuto speciale. È un'altra cosa che io considero sbagliata. Io ho avuto la sfrontatezza, in tempi non sospetti, rispetto alle province, di dire che probabilmente non andavano abolite. E ha ragione il dottore quando dice che se prende le bastonate sia da chi dice che sono state abolite o non sono state abolite e viceversa. Io ho aperto un dibattito dicendo che per esempio in una regione come la nostra bastavano due province, Pesaro, Urbino, Ancona, Fermo, Ascoli e Macerata. Diciamo è successo l'ira di Dio, me ne hanno dette di tutti i colori. Aggiungevo una cosa che ha acuito ancora il dissenso sulla proposta, che potevamo lasciare le regioni anche enti regolati anti-riforma, quindi come erano, diminuendoli in modo drastico e riportando all'interno delle regioni tutto ciò che purtroppo è fuori in mille articolazioni, dalla gestione dell'edilizia pubblica, ai consorzi di bonifica, al lato dei rifiuti, al lato delle acque, alla financo, voglio dire, agli ERSU, che potevano trovare all'interno di un ente di area vasta la collocazione. Ma fu travolta da critiche questa proposta. Per dire che cosa? Che non è che io ho la difficoltà a dire ciò che penso, ma che però ogni volta registro che il benaltrismo rischia di, come dire, di lasciarci fermi nella situazione nella quale siamo ed è la scelta peggiore che potremmo fare. Io mi chiedo scusa per non essere stato né esauriente né quindi andando di fretta nemmeno lucido, ma l'obiettivo mio non era fare un intervento che condizionasse peraltro qualcuno, l'obiettivo mio era di offrire e ringrazio davvero tutti dal nostro
funzionario regionale, alle cose dette dal sindaco di Trecastelli, e tutti quelli che hanno parlato, era di offrire uno spazio di confronto, e credo che questo possiamo registrarlo come un fatto positivo. Mi auguro che questo processo decisionale che vi riguarda in prima persona però sia ispirato davvero dalla riflessione che insieme abbiamo fatto. Da ultimo voglio dire soltanto al sindaco e all'assessore del comune di Pietralupia che io ho capito, anche a me piacerebbe avere 10 anni di meno, più magro, biondo, con gli occhi azzurri e con un patrimonio di qualche milione d'euro. Piacerebbe. E io capisco che il comune di Pietralupia potrebbe piacere che la regione dice: cosa avete fatto nella comunità montana su? Ah, a prescindere cosa avete fatto, sai che c'è? Chiudiamo tutto, ci prendiamo il personale, paghiamo i debiti, arrivederci, grazie, ricominciamo da capo. Che poi, se fra 10 anni questo milione va male, non vi preoccupate, ritornate da noi e noi vi ridiamo tutto. Io capisco, no, la estremizzo, non me ne volete la estremizzo. Ma così non può essere. No, non può essere per molte ragioni, ma anche perché se lo dovessimo fare qui lo dovremmo fare ovunque, e perché comunque avremmo fatto uno scempio rispetto alla responsabilità che gli amministratori hanno di governare nei loro territori nel miglior modo possibile e comunque di assumersi le responsabilità delle scelte e delle attività che svolgono. Non è possibile. Poi, e chiudo davvero, che rispetto a un processo come quello che vi riguarda ci sia la necessità di disporre di dati, di cifre, certificati corretti, precisi, di analisi, questo è sacrosanto, perché non ci deve essere un solo sindaco, un solo amministratore che nel momento in cui decide di aderire alla Unione Montana a posteriori possa avere la sorpresa rispetto agli obblighi, agli impegni, al bilancio, all'entità delle poste attive e passive. Questo è necessario, e però convenite con me che per quanto riguarda la regione tutto quello che è in nostro possesso e tutto quello che possiamo fare siamo a disposizione sempre. Per quello che non può essere fatto dalla regione magari può essere fatto in loco, questo è sacrosanto richiederlo. Altro, per quella chiarezza che ha sempre contraddistinto il mio fare politica e qualche volta non mi ha portato nemmeno bene, vi dico che altro, volendo fare un po' di demagogia, siamo vicino alle elezioni, potrei anche dire vedremo, no, vi dico non vedremo, perché non può essere, ecco, per essere chiari. Grazie della vostra pazienza, grazie della vostra attenzione, grazie della vostra partecipazione e auguri di cuore per la vostra attività di amministratori per il nostro territorio. Grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare tutti e cominciare dal dottor Bernatei, il dottor Petrillo, il sindaco di Trecastelli, e quindi ringrazio tutti ancora per la partecipazione, e spero che qualche dubbio, se qualcuno ce l'aveva, sia stato in qualche modo diminuito, diciamo. Grazie.